convocato per questa sera. La seduta è accessibile anche in diretta streaming dal sito del Comune e sarà audio-video registrata. Passo ora la parola al segretario comunale perché proceda con l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procedo con l'appello. Baroffio Marco, presente. Moretti Dario, presente. Michelon Simona, presente. Caprioli Daniela, presente. Fantinati Jacopo, presente. Palomba Giuseppe, presente. Mezzanzani Simona, presente. Mauro Luca Giuseppe, presente. Resente Valentina, presente. Conte Beatrice, quindi per il momento assente, Bascialle Edoardo, Tedesco Fara, Carlesso Paolo, Meraviglia Greta, Almasio Luciano, Bossi Fausto, Fasolino Federico. Prego Presidente. Comunico al Consiglio Comunale che ai sensi dell'articolo 25 del regolamento del venerdì il sindaco comunica la chiusura temporanea dell'ufficio postale di Via Piave che a far data dal 21/6/2023 a circa metà settembre non sarà operativa a causa dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dei servizi digitali di Poste. Considerato che molti cittadini utilizzano l'ufficio per servizi sia strettamente legati ai prodotti postali sia ai prodotti finanziari e assicurativi. Considerato che fra i fruttori più assidui ci sono le persone anziane che in maniera autonoma riescono a raggiungere l'ufficio per effettuare una serie di operazioni, tra cui pagamento bollette, ritiro pensione, deposito risparmi su libretti postali, eccetera. Considerato che la chiusura dell'ufficio di Via Piave, seppur per un tempo limitato, porterà inevitabili disagi in quanto occorrerà spostarsi e rivolgersi a uffici di paesi limitrofi come Olgiate e Olona per i prodotti postali e Cassano Magnago sul Beato e Olona per i prodotti finanziari, con il rischio di intasare le altre sedi e creare attese interminabili agli sportelli durante il periodo estivo con temperature non sempre miti. Tutto ciò premesso si richiede al Sindaco in che data la società Poste Italiane ha comunicato la volontà di procedere alle lavorazioni di ristrutturazione e ammodernamento della sede. Si è stata svolta una riunione con il direttore dell'ufficio postale per discutere delle problematiche che inevitabilmente si ripercuoteranno sui cittadini. Si è stato chiesto da parte dell'amministrazione comunale a Poste Italiane di attivare un ufficio mobile al fine di poter programmare giornalmente e settimanalmente dei presidi per andare incontro alle esigenze dei cittadini con particolare riferimento alla fascia anziana. Sentito il segretario comunale, l'interrogazione non è qualificabile come urgente e si invitano i consiglieri a gestirla con gli ulteriori istituti e comunque alla prossima seduta utile. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione dei verbali della seduta consiliare del 22 maggio 2023, atti dal 29 al numero 50. Con nota protocollo comunale 13.024 del 12/6/2023, i verbali della seduta consiliare del 22 maggio 2023 sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari. Se nessun consigliere ha da fare osservazioni, si può passare alla votazione per l'approvazione. Prego, consigliere Almasio. Grazie, Presidente. Un'informazione prima del voto. Nel Consiglio Comunale scorso, al punto 7 e al punto 8, abbiamo preso in esame quello che erano il bilancio consuntivo e previsionale per l'azienda consortile Mediolona. Allora, guardando il sito dell'azienda consortile, si vede che è già stato approvato nel marzo del 2023 quello che era il bilancio del piano programma 2023 triennio 2025. Okay. Ora chiedo, questa approvazione non è subordinata al fatto che tutti i sindaci abbiano prima avuto l'ok dal Consiglio Comunale con il voto del bilancio da parte del Consiglio Comunale? Do la parola all'assessore Moretti. Ricordo una uguale questione tipo 4-5 anni fa, ero seduto lì e abbiamo
posto lo stesso tipo di quesito, preciso identico, e ci è stato risposto nella realtà che il passaggio è corretto, questo il passaggio che è stato fatto. Questo è quanto ci ha risposto e quanto comunque ricordo, e rimane pressoché uguale. Grazie Presidente, in poche parole il CDA approva prima entrambi i bilanci, senza per forza di cose avere un parere favorevole o contrario preventivo del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, una volta approvato il bilancio da parte del CDA, può fare valutazione se secondo lui è conforme, corretto, e può anche votare contro qualora fosse necessario. In sede di assemblea di sindaci in più occasioni in questi due anni due bilanci sono stati rimandati come approvazione, proprio perché come sindaci avevamo sollevato delle criticità in merito alle spese dell'azienda di valle, dell'azienda consortile. Una volta che loro hanno risolto queste criticità e risolto questi problemi che noi avevamo sollevato, il bilancio è stato approvato in seduta successiva. Poi, una volta approvato dal CDA, perché non è neanche l'assemblea dei sindaci che sì, l'assemblea dei sindaci dà un voto favorevole con ratifica, diciamo, ma alla fine dei conti chi dà il voto finale su quelli che sono i bilanci sono i consigli comunali, che comunque possono anche votare contro e rigettare l'approvazione del bilancio stesso. So che è un po' complicata come cosa, però io mi rifacevo quello che è un discorso di bilancio GES, che prima deve essere approvato dal Consiglio Comunale e poi viene approvato nel CDA di GESC, ok? E così facevo riferimento al discorso del non approvato, scusami, mi spiego meglio. Viene poi mandato alla Camera di Commercio dopo che è stato consigliato, certo è approvato prima dalla GESC che viene mandato qua, ok? Mentre qua sembrava appunto che i sindaci avessero già votato quello che è il bilancio dell'azienda, mentre noi l'abbiamo fatto a posteriori. Per quello che ti chiedevo informazioni. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo passare alla votazione per l'approvazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? All'unanimità. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Comunicazione del sindaco. Grazie Presidente. Comunico che con nota protocollo numero 13.292 del 14 giugno 2023 il signor Jacopo Fantinati ha resegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale. Do lettura della lettera di dimissioni. Buongiorno, con la presente comunico che a partire dalla data odierna rimetto nelle mani del sindaco le deleghe di assessore, mantenendo la carica di consigliere comunale per poter dare il mio contributo all'amministrazione comunale. Questa mia decisione è dettata esclusivamente da sopraggiunti impegni lavorativi. Ringraziandovi per questi due anni di proficua collaborazione, gradita occasione per porgere distinti saluti. Ringrazio a nome mio e della Giunta, anche del gruppo di maggioranza, il consigliere Fantinati per il lavoro svolto. La seconda comunicazione è questa. Comunico inoltre che con decreto numero 8 del 14 giugno 2023, in esito alla specifica procedura di selezione, ho designato l'avvocato Federico Bergaminelli quale responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Fagnano Luna fino al 30 giugno 2026. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 83 del 31 maggio 2023. Passo la parola all'assessore Michelon perché illustri l'argomento. Buonasera. Con questo punto andiamo a ratificare una variazione di bilancio urgente approvata dalla giunta comunale in data 31 maggio.
riguardante la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti conseguenti, che adesso vado ad elencare, che ammontano in toto a 91.800 euro. Cifra arrotondata perché si è scaricata il file allegato A, l'importo corretto è 91.686 euro. Quindi procedo ad elencare le richieste che sono state fatte dall'Ufficio Lavori Pubblici, che hanno tutte come obiettivo il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza degli immobili o l'esercizio delle attività preposte alle stesse. Allora, linea vita immobili, e si riferiscono, questa spesa si riferisce al cimitero e al municipio. Illuminazione ponte pedonale dei Calimali, la centralina antincendio della palestra Palamarino, impianto di condizionamento del primo piano della caserma dei Carabinieri, rifacimento facciata del plesso Rodari, armadio frigo parco Cadorna e ampliamento impianto antincendio del municipio. È facoltà dei consiglieri comunali proporre eventuali interventi. Do la parola al consigliere Bossi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo due informazioni su quello che ha appena letto, assessore, che appunto avevamo anticipato in commissione. Quindi a linee immobili mi ha già detto quanto avevamo chiesto con il cimitero e il municipio. Volevo chiederle il condizionamento nella caserma dei vigili piano rialzato, la cifra è solo per il comune di Fagnano o poi verrà ripartita con Solviate e Cairate per cioè, visto che coprono lo stesso territorio, ovviamente condiviso. E l'ampliamento impianto antincendio del municipio, questo va a aiutare l'impianto che appunto era stato rifatto un paio d'anni fa, credo, e lì era stata più ingente la somma, se non ricordo male. Poi vabbè, il ponte, le altre spese minime sono quelle. I lavori edili sulle facciate delle scuole, se sapeva in cosa consistono o su quali scuole. Grazie mille. Prego, assessore Michelon. Allora, prego. Lavori edili riguarda l'intervento su facciata della scuola Rodari. Quindi, visto che siamo in previsione di fare dei lavori, andiamo a sistemare le facciate che l'ufficio ha ritenuto necessarie di essere ritoccate e adeguate. Per quanto riguarda il condizionamento, la caserma dei Carabinieri hanno fatto richiesta del condizionamento, adesso il sindaco mi stava dicendo che le spese verranno ripartite, se poi vuoi sì. Introdurre. E l'altra cosa che invece appunto mi chiedeva per quanto riguarda l'antincendio del municipio, sì, era già stato fatto un lavoro e adesso viene ampliato e concluso. Se vuoi dire. Prego, consigliere Carlesso. Allora, buonasera a tutti. Volevo chiedere riguardo al primo punto di questa variazione, cioè le linee vita degli immobili, quali nel dettaglio sono gli immobili di cui si prevede la dotazione della linea vita. La parola al sindaco. Grazie. Allora sì, come ha già specificato l'assessore Michilon, si tratta di quelli del cimitero, soprattutto del municipio, ma poi c'è dentro la manutenzione anche di tutte le altre linee vita immobili che abbiamo. Questa qui del municipio mi sembra vada completata, ma la gran parte sono quelle riguardanti il cimitero.
Prego, consigliere Carlesso. Quindi la manutenzione delle altre su quali immobili? Sugli edifici comunali, quindi le scuole che hanno queste linee vita, quindi tutti gli altri edifici comunali che hanno già queste linee vita immobili, riguarda la manutenzione di queste linee vita. Ma la spesa più grossa penso che riguardi proprio l'installazione di quelle nuove sopra i loculi del cimitero. Riguardo alle facciate della scuola Rodari, vorrei sapere in cosa consiste il lavoro e perché si è reso necessario in questo momento. Allora, sono quelle delle scale esterne, le facciate, le due facciate, quindi la sistemazione dei muri esterni delle due facciate delle scuole Rodari. Entra dentro poi anche nel discorso questo però degli spostamenti che sono in corso, cioè nel DGASC, Comando Polizia Locale, tutto questo. Alla fine sarà tipo un capitolo solo. No, perdonatemi, non ho capito. Cioè in questi 50.000 euro, no, 30.000 euro, c'è dentro... quello che non ho capito è, di questi 30.000 euro in variazione, quale parte è destinata alle facciate della scuola Roda? Ah, ok. Il microfono. L'altra parte della domanda era perché si sono resi necessari questi lavori adesso. Perché siccome sono rovinate andiamo a metterci mano adesso, anche perché nel periodo adesso con il prossimo anno si aprirà il cantiere del refettorio su quell'area, quindi visto che stiamo già operando adesso, nel periodo di chiusura delle scuole facciamo questo tipo di cantiere su quella zona, tutto qua. Perdonate, ma perché quindi non un intervento più esteso? Perché adesso i soldi che avevamo per poter spendere sono quelli, detti in poche parole, e quindi mettiamo quelli. Anche se andate a vedere anche la voce, quella che riguarda la caserma dei carabinieri, dove c'è l'aria condizionata nel piano rialzato, ci sono anche altre richieste che i carabinieri hanno fatto, ma nella scelta delle spese si è preferito determinate scelte rispetto ad altre. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione per la votazione della proposta di deliberazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. La proposta di deliberazione è stata approvata e poiché è immediatamente eseguibile chiedo ai signori consiglieri comunali di ripetere la votazione. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. Passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'azienda speciale GIASC esercizio 2022. Passo la parola all'assessore Michelon per la presentazione dell'argomento. Sì,
intanto che inizia a presentare, si accomodano il direttore generale e il presidente. Allora, il punto all'ordine del giorno che andiamo a trattare è l'approvazione del bilancio consuntivo GIASC, quindi bilancio 2022. L'azienda speciale GIASC è totalmente di proprietà dell'amministrazione comunale e nasce con l'intento di svolgere dei servizi necessari alla comunità territoriale, servizi più piccoli, gestione pasti scuole, farmacie, eccetera. Se osserviamo il suo stato patrimoniale, emerge chiaramente questa sua missione. Le sue mobilizzazioni, infatti, sono più o meno pari al patrimonio netto. Sono invece molto alte le voci del circolante, così anche quelle del trattamento di fine rapporto dei debiti. Si tratta infatti di un'azienda caratterizzata non da un'esigenza di forte patrimonializzazione, ma da un'esigenza di forte flessibilità, proprio perché con rapidità essa deve rispondere ai bisogni mutevoli dei cittadini. Continuando con un'analisi più accurata delle voci del conto economico, si nota come il reddito operativo, EBIT, dato dalla differenza tra A e B, è infatti decisamente basso se rapportato al valore della produzione, siamo circa l'1,37%. L'obiettivo infatti non è che l'azienda faccia utili, ma che l'azienda eroghi i suoi servizi al meglio o comunque meglio dei competitor che abbiamo sul territorio. Il bilancio consuntivo che andiamo ad approvare oggi è unico nel suo genere. Fino infatti al 31 agosto del 22 rapporti con l'azienda speciale, cioè tra l'azienda speciale e l'amministrazione, sono stati regolati dai contratti in essere precedentemente. Durante i primi mesi del 2022 si è proceduto, come già più volte discusso in questa sede, ad una modifica e regolarizzazione puntuale dei contratti. E quindi dal 1 settembre nuovi contratti sono entrati effettivamente in vigore. Quindi abbiamo un anno cosiddetto ibrido, difficilmente raffrontabile con i precedenti, ma mi sento di dire anche con i successivi. Prima di lasciare spazio alla descrizione, all'intervento dei nostri ospiti, mi preme sottolineare politicamente due dati. Il primo: l'utile dell'azienda, che è stato accantonato interamente a riserva proprio perché l'importo è miserrimo, siamo a 163 euro, ha imposto al GIASC di pagare delle imposte che sono assolutamente in linea con gli anni consuntivi passati, sia 2021 che 2020. Quindi l'importo delle imposte non è cambiato. L'esborso dell'amministrazione a sostegno di GIASC, divisibile quest'anno in costo sociale sostenuto entro il 31/12/22, è pari a 70.100 più 82.798, che sono due cifre che hanno due origini diverse. Una è la differenza a compensazione come prevista dai nuovi contratti, l'altra invece è un accantonamento a costi sociali come veniva previsto prima del 1 settembre 2022. Questi due importi sommati danno un totale pari a 152.898. Ecco, l'anno scorso GIASC ha chiesto un contributo al comune pari a 192.500, quindi ci troviamo in una situazione in cui in totale quest'anno il comune ha un esborso decisamente inferiore, mentre il totale delle imposte è in linea con quelle che sono state pagate l'anno precedente. Lascio la parola al presidente e al direttore. Prego, dottor Macchi. Grazie, buonasera a tutti quanti. Grazie dottoressa Michelon per l'introduzione. Vado velocemente a dare qualche ragguaglio su quello che è stato il consuntivo del 2022 nelle sue voci principali. Per quanto riguarda gli aspetti dei ricavi, guardando i servizi in gestione a GESCA, abbiamo una sostanziale invariabilità per quanto riguarda
la farmacia e l'asilo nido. È aumentata la, sono aumentati gli incassi per quanto riguarda i pasti. Questo è dovuto a due fattori. In parte siamo tornati a servire un numero di pasti più elevato rispetto all'anno precedente, proprio perché si risente meno degli effetti del Covid, in parte dovuti all'incremento delle tariffe che sono state deliberate dall'amministrazione. Per quanto riguarda i tributi, abbiamo la Tari che risulta leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, ma qui l'anno 2021 risente degli effetti del Covid, quindi è un dato da non prendere troppo in considerazione. Con i nuovi servizi, i nuovi contratti servizi che sono entrati in esecuzione dall'anno scorso, è diminuito l'aggio per il canone unico, quindi i ricavi per il canone unico sono circa 29.500 euro in meno. È cambiata la tariffa della votiva e abbiamo invece più 20.000, quasi 21.000 euro in più sugli incassi della votiva. Altri aspetti rilevanti per quanto riguarda le entrate dell'anno precedente, del 2022, c'è un effetto una tantum legato al fatto che il contributo regionale del Fondo 06 per l'anno 2021 non era stato registrato, non era stato reso disponibile nei tempi utili per essere registrato nel 2021, quindi abbiamo un doppio contributo sostanzialmente nel 2022. Come ha detto la dottoressa Michelon, il contributo comunale non può essere confrontato con quello dell'anno precedente perché siamo di fronte a un anno ibrido. Abbiamo una quota di 70.100 euro di puro contributo comunale e un'altra quota di circa 82.000 euro che viene dai servizi gestiti per conto del comune, sempre dovuti ai nuovi contratti servizi. Per quanto riguarda le voci di spesa, le variazioni più significative che registriamo sono in negativo. C'è stata la rivalutazione Istat dei pasti, del costo del singolo pasto verso Cirfood, quindi adesso il costo del singolo pasto per GEAS che è passato a 5,22 da 4,84. Abbiamo risentito dei rincari delle bollette energetiche, quasi 27.000 euro in più solo di bollette energetiche, e ha pesato la rivalutazione Istat del TFR. Queste sono le principali voci negative, in negativo rispetto al 2021. Poi, come ha già detto la dottoressa Michelon, è l'ultimo anno ibrido, quindi dall'anno prossimo avremo per tutto il 2023 i contratti servizi in essere, quindi ci sarà una auspicabilmente un utile a fine esercizio sul quale poi vedremo di discutere l'anno prossimo. Non so Paolo se vuoi aggiungere qualcosa. Prego, consigliere Almasio. Non so chi rivolgermi prima, se a sinistra o a destra. Facciamo prima a destra. Presidente, 2 anni che su, giusto, circa. Okay. Si ritiene insoddisfatto della sua gestione? Oltre ai numeri, mi può elencare cosa ha fatto di nuovo per GESC nella sua gestione? Direi che la revisione di tutti i contratti servizi sia il grosso lavoro che abbiamo svolto l'anno scorso insieme con l'amministrazione comunale. Abbiamo rivisto i contratti del canone unico, soprattutto quelli di... Cioè, più incisivo in che senso? I contratti servizi sono stati rivisti per quanto riguarda la ridefinizione degli aggi e per quanto riguarda tutta la messa a sistema delle nuove modalità di riconoscimento
dei costi sociali, in modo tale che non ci sia più un ripianamento a fine anno di quello che è il supposto passivo di GESC, ma si è passato a un riconoscimento di quelli che sono effettivamente le capacità di gestione di questa azienda qui. Ci sono stati poi alcuni interventi di riqualifica dell'asilo che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo rifatto gli esterni, ci stiamo predisponendo adesso, nei prossimi mesi verrà installato l'impianto di condizionamento e su asilo abbiamo investito principalmente in questi anni. Nei primi mesi del nostro operato abbiamo lavorato molto sulla parte ristorazione invece. Prego, consigliere Carlesso. Dunque, la prima domanda che volevo rivolgere era appunto sul contributo comunale che, scusate, sul contributo regionale che nel 2021 non era stato registrato a consuntivo per problemi di tempistica e che quest'anno è stato registrato due volte, che è pari a 51.845 euro. Corretto. Che agevola, secondo me, la valutazione, forse tagliata in modo veloce, del fatto che quest'anno il contributo comunale sia minore rispetto all'anno scorso, perché comunque sono cifre abbastanza rilevanti, ritengo, per il bilancio di GESCA. È corretto? No, senza microfono deve aspettare, credo, la parola. Sì, abbastanza rilevanti, cos'è? Ok. Lo stesso, sì, questo discorso me lo ricordo perché l'abbiamo fatto un anno fa per l'approvazione del consuntivo di GEASC 2021 e ricordo espressamente sia il presidente che il direttore facevano riferimento a questa cifra che era mancata nel bilancio ed era una cifra sostanziosa, per cui i 190.000 euro di contributo sociale dato l'anno scorso era un po' da prendere con le molle perché non c'era appunto questo, l'arrivo di questo contributo regionale è arrivato doppio quest'anno, pertanto nella valutazione di quanto esborsa il comune, ha esborsato il comune per il 2022, bisogna fare una precisazione riguardo a questa cifra, cioè la somma di 70.100 con gli 80.798 non tiene conto del doppio di questo contributo regionale. È corretto? Sicuramente c'è questo effetto. È innegabile che una cifra che entra due volte, una tantum in un anno, ha questo effetto. Non è l'unico. Non è l'unico che va a contribuire ai delta positivi e negativi. Però. Ah sì, non è l'unico, me ne sono accorto e difatti volevo analizzare cifra per cifra, se è possibile. Un'altra cosa che volevo chiedere era appunto
tra le variazioni in negativo, mi risulta la farmacia comunale, la vendita di medicinali, che ha una differenza tra il consuntivo 2021 e il 2022 di 15.800 euro, ma la cifra diventa ancora più sostanziosa se la differenza la valutiamo tra il consuntivo 2022 e il preventivo. Ovvero meno 102.700. Volevo avere una spiegazione in merito. Okay. Posso? Il preventivo si chiama preventivo perché sono delle previsioni. Quando siamo bravi, facciamo le previsioni perfette, tendenzialmente ci avviciniamo molto. Tenete presente una cosa, se voi andate a guardare le altre voci della farmacia, per esempio c'è la parte altri proventi e ricavi diversi, è in grande crescita. Ma perché? Perché c'è stata una variazione del paniere, per cui sono aumentate tantissimo i prodotti che vanno in distribuzione per contro, per cui non li trovi più nella vendita diretta ai medicinali, ma li trovi come corrispettivo pagato a ATS, perché la farmacia distribuisce dei farmaci. Faccio un esempio: le striscette gli aghetti per il diabete, che prima venivano venduti direttamente dalla farmacia, oggi no, vengono venduti dal sistema sanitario e viene pagato un corrispettivo alla farmacia, per cui non trovate tra le vendite della farmacia comunque la vendita di questi tipi di farmaci. Seconda cosa, che continuano a crescere anche i generici. La crescita dei generici significa che in valore assoluto ti diminuisce il fatturato, ti aumenta comunque la marginalità sul singolo prodotto. Uno dei problemi che ci si porrà più avanti sarà, deve essere quello della remunerazione dei generici, perché se dovesse mancare comunque la marginalità sul generico diventa un grosso problema, perché di fatto in valore assoluto quello che rimane sul generico è veramente poco, ma se andate a guardare comunque il bilancio vi troverete comunque anche un grande calo della parte relativa agli acquisti. Perché? Perché comunque si comprano sempre meno farmaci di brand, di marca, e si comprano sempre più generici, vengono comunque prescritti e venduti sempre più generici. Considerate che oggi quelli, ci sono dei brand che noi consideriamo dei brand normalissimi o dei brand o dei farmaci di marchio, che invece sono tutti generici. Mylan è un generico, Doc è un generico, per cui, e c'è una crescita di questi prodotti, ecco. Per cui è normale che si trovi comunque un calo, o si possa trovare un calo sui corrispettivi, sulle vendite della farmacia. Però alla fine, se vai a guardare quelli che sono i risultati della farmacia, sono ancora estremamente soddisfacenti. Estremamente soddisfacenti. Prego, consigliere Fasolino. Buonasera. Io volevo dire solo una cosa sulla farmacia, che l'avevo detto anche nella precedente amministrazione, se non ricordo male addirittura. E quello che secondo me la farmacia dovrebbe essere molto, quella di Fagnano, molto più competitiva, quella comunale, perché a confronto alle farmacie, quelle private che abbiamo sul territorio o anche quelle comunali nei comuni limitrofi, sembra un po' un passo sempre indietro la farmacia comunale. Quindi il mio invito a spronarli a essere molto più competitivi e stare più sul mercato, perché molte volte anche dalle voci che girano per il paese la gente non è particolarmente contenta della gestione, ecco. Prego, dottor Sellini.
Premesso, consigliere Fasolino, che è la seconda volta che le sento dire questa cosa, ma sempre dall'opposizione, perché comunque sono venuto qui altre volte e dai manchi della maggioranza queste cose non le ha mai dette. Le chiedo quali sono... Io mi ricordo, però non voglio far polemica. Una alla però, volta, per favore. Però le posso garantire che comunque sono attento dai banchi della maggioranza, questo non l'ha mai fatto presente. Vorrei sapere da lei quali sono le farmacie comunali che sono molto meglio di quelle di Fagnano, in maniera tale che si possa prendere comunque esempio da queste, forse quelle di Cassano. Se lei ci dice quali sono le farmacie comunali che sono all'avanguardia, siamo ben contenti di prendere comunque spunto e di andare a imparare dalla farmacia che lei ci indicherà. Noi riteniamo che la farmacia comunale sia ancora una farmacia di gran livello, per quanto comunque in questo momento sia penalizzata sotto certi punti di vista. Per esempio, era una farmacia che godeva comunque di un reddito e di una rendita da posizione, che oggi purtroppo viene un pochettino a mancare, perché i medici prescrivono sempre più online e cambiano un pochettino le cose, però i risultati della farmacia comunale sono comunque risultati di grandissimo livello. La invito comunque a guardare un pochettino quelli che sono i dati della farmacia, a poter leggere i dati della farmacia per capire di che livello stiamo parlando, perché detto così ognuno può dire la sua opinione, però alla fine quello che contano sono i numeri: personale, rapporto personale fatturato, margini, cioè queste sono le cose che contano alla fine in un bilancio. Prego, consigliere Fasolino. Allora, se non ricordo se l'ho detto in maggioranza o minoranza, ma io lo dico anche se ero in maggioranza, per me la questione farmacia rimaneva una questione aperta, magari non l'ho detto in consiglio, ma lo ridico tranquillamente. Secondo me deve essere molto più competitiva. Mi ricordo però i consigli comunali, quando si parlava di bilancio di GESC con la farmacia, che venivano paragonate a tipo Solbiate Olona, e c'era proprio un margine di differenza, non da poco, sulle vendite della farmacia. Ecco, questa cosa me la ricordo, però il mio era solo un consiglio, cioè vi invito a vedere le farmacie limitrofe, ma anche quelle private, non per forza quelle comunali, anche soprattutto l'immagine della farmacia e di come vengono venduti i prodotti. Questo è. Prego, consigliere Carlesso. Grazie. Il Presidente mi ha anticipato, sono consapevole che è un mondo che si muove velocemente e bisogna un po' adattarsi. La farmacia comunale di Fagnano ha un buon risultato, però dai dati confermati dal confronto dei bilanci precedenti si denota un lieve calo dovuto a varie vicissitudini. Il calo è ancora più notevole nel previsionale, che d'accordo è un previsionale, ma risulta essere notevole il distacco. Quindi facciamo riferimento soltanto al consuntivo 2022-2021, i 15.000, che sono un trend sostanzialmente, perché è da anni un po' si va in calo, tranne l'anno forse della piena pandemia. Occorre, secondo me, porre rimedio con delle strategie. Non sono esperto del settore, però confrontando i dati ritengo che ci debbano essere delle strategie discusse da discutere nel CDA. Prego, dottor Stellini. Grazie. Valore della produzione, ossia ricavi, 1.623.944, 1.624.000. Reddito netto 212.568. Cioè, francamente, il 14% del reddito netto
se mi raccontate dove andiamo a, in quale altro ambito andiamo a pigliarlo, francamente io vi ascolto volentieri. Cioè, però parliamo del 14% di reddito netto. A me personalmente un risultato del genere è un risultato che mi soddisfa pienamente e di cui sono veramente contento. Parliamo del 14% di reddito netto. Dopodiché sul previsionale sono d'accordo, però sul previsionale c'è possibilità di sbagliare. Facciamo conto che, per esempio, parlavo prima di DPC, Regione Lombardia continua a aumentare la lista di DPC, oggi è andato ha riempito completamente tutto il prontuario, va in DPC e non tutte le regioni lo mandano in DPC. Però sinceramente, se stiamo a discutere dei risultati della farmacia comunale, il mio punto di vista proprio tecnico, cioè dico che siamo fuori posto, ecco, semplicemente questo, perché parliamo di valori che sono valori di grandissima rilevanza. Poi si può far meglio, certo che si può far meglio, assolutamente, stiamo lavorando per far meglio. Ci spostiamo verso la farmacia dei servizi, per cui stiamo lavorando per far meglio, ma chi vive la farmacia comunale sa benissimo che stiamo organizzando giornate a tema, stiamo organizzando la MOC, si può far meglio, ecco, decisamente si può far meglio. Però, ripeto, stiamo ragionando di valori e di dati che sono comunque di altissimo livello. La comparazione dei dati, dei valori sui previsionali, sui consuntivi precedenti, in questo momento diventa estremamente complicata, ma per un motivo molto semplice: dal 2020 non stiamo vivendo più un anno normale. Un anno c'è il Covid, un anno ci sono i residui del Covid, un anno c'è un altro problema, perché comunque alla fine inflazione mostruosa, perché problemi sulle materie prime, sugli approvvigionamenti, problemi per esempio sulla corrente elettrica, su gas. Cioè è veramente difficile in questo momento fare una comparazione sui dati dei bilanci al 2020 e al 2021. Io ritengo che anche i previsionali che abbiamo presentato, e forse in tutti i previsionali che abbiamo steso, forse quello in cui ci abbiamo azzeccato di meno è quello del 2022, perché ci sono scappate due voci importanti, che era la voce della rivalutazione del TFR al 9,9%, l'anno prima era forse sotto il 4% e l'anno prima ancora era all'1%, qualcosa sotto l'1%, e ci sono scappate le utenze che avevamo stimato comunque in aumento del 40%, invece sono assolutamente raddoppiate. Però ripeto, insisto, cioè, ma non voglio difendere i lavori di nessuno, ma cioè, io ritengo sia un buon bilancio, come ritengo sia sempre stato negli ultimi anni presentati ai buoni bilanci, con una gestione corretta, tutto sommato attenta, ecco, cioè tutto qua. Prego, dottor Macchi. Aggiungo solo una nota che abbiamo concordato nell'ultimo CDA, in accordo anche col dottor Stellini, che visto che ci stiamo apprestando ad affrontare il primo bilancio 2023, che sarà un po' una rivoluzione per tutti, abbiamo deciso di fare un esercizio di bilancio semestrale per vedere come sta andando l'azienda e se siamo in linea con quello che è preventivato, e per essere pronti a presentare un consuntivo per il prossimo triennio che sia un pochino meno esente da queste errori di valutazione, per quanto possibile, perché nessuno ha la sfera di cristallo. Gli errori di valutazione, per la cronaca, sono stati miei, voglio dire. Cioè. Prego, consigliere Carlesso. No, io non ho parlato di errori. Ho parlato di vario tra, e vorrei essere ancora più preciso.
visto che siamo entrati in argomento. Cioè, quello che facevo riferimento nel precedente intervento era proprio su una strategia per sopperire, diciamo, al venir meno o attenuarsi quel vantaggio che la farmacia comunale aveva per la prossimità con i medici, quindi adottare delle strategie proprio per sopperire a degli svantaggi. Se concludiamo qui l'aspetto della farmacia comunale, passerei a un altro argomento, se siete d'accordo. Allora, l'altro punto di cui volevo chiedervi informazioni era riguardante i proventi dai pasti, che riportano allora una differenza tra il consuntivo 2022 e il consuntivo 2021 positivo per 47.000 euro, ma rispetto al previsionale molto diverso, nel senso che c'è un meno 50.641. Vi torna? E volevo chiedervi appunto, ma forse mi è già risposto il presidente, però sarebbe meglio precisare meglio, che questa introito meno rispetto al previsionale è dovuto alla rivalutazione Istat da parte della ditta appaltatrice rispetto. Prego, dottor Macchi. Grazie. Allora, il previsionale sul ricavi dai pasti invece è uno di quelli che straordinariamente il dottor Stellini ha azzeccato quasi al centesimo. No, vabbè, però 295.037 preventivato, 295.876 consuntivato. La differenza è soprattutto rispetto all'anno precedente. Qui, forse l'ho accennato prima, c'è una quota dovuta a incremento tariffe, una quota dovuta a incremento pasti. Adesso c'ho i numeri da qualche parte. Comunque sono stati serviti circa 8.000 pasti in più nell'arco dell'anno, confrontando i soli mesi di settembre e dicembre. Il numero dei pasti serviti nel 2021 e nel 2022 era praticamente identico, 10 pasti di differenza. Abbiamo stimato che il solo incremento delle tariffe ha contribuito per quasi 23.000 euro alla differenza di 47.000 euro che dicevamo prima. I restanti 24.000 arrivano da pasti in più. Quindi, riepilogo, variazione 2021-2022, ricavi da pasti 47.202, di questi quasi 23.000 dovuti a aumento tariffe, 24.000 e qualcosa dovuti a maggiori pasti serviti. Credo chiaro? Prego, consigliere Carlesso. Non può ripetere la cifra del preventivo 2022? Acquisto pasti? Previsione 2022 295.037.10, che era la parte di scusa proventi pasti, per quanto riguarda il consuntivo, al consuntivo 295.876. L'acquisto pasti risente invece dell'incremento, comunque dell'incremento dell'indice ISTA, perché c'è la rivalutazione ISTA che in questo caso è stata alta, se non ricordo male era il 7 punto qualcosa per cento.
Ora sto controllando perché sulla mia tabella avevo riportato nel preventivo 2022 346.517. Questo paste, ricavi. Non è qui. Ho capito, il 346.517 sono sul previsionale totale di GESC come acquisto pasti e ha dentro anche la quota dei pasti dell'asilo. La quota pasti asilo, certo. Giusto. Certo. Adesso faccio spiegare a lui. Sì. Andiamo a prendere la tabella riepilogativa che sono le due tabelle finali, ovvero la gestione complessiva dell'azienda. Noi abbiamo, su quando abbiamo proventi pasti, abbiamo la somma di due voci, proventi pasti della ristorazione scolastica e proventi pasti dell'asilo nido. Per cui tu quando vai, o lei quando va a guardare quella tabella, ha la somma dell'acquisto dei pasti o della vendita dei pasti della ristorazione scolastica, quindi scuole, le scuole di Via Liserta e le scuole elementari e anche quella dell'asilo nido. Deve andare a guardare invece i sezionali di ogni singolo servizio. Quindi non c'è sostanziale differenza tra il previsionale. La mano del previsionale è diversa dalla mano del consuntivo, ovvero la mano del previsionale è la nostra, quindi quella di GEASC, perché fa le previsioni, la mano del consuntivo è la mano del commercialista, per cui può anche essere semplicemente il commercialista per scelte sue disponga o collochi comunque qualche voce in posizione diversa. Ok, volevo passare ad un punto riportato a pagina 21 del bilancio, ovvero dove parlate di informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, sulla base delle informazioni attualmente note, si evidenzia che l'attuale scenario macroeconomico, pur non comportando un rischio per la continuità aziendale, presumibilmente potrebbe avere qualche effetto negativo sull'esercizio 2023. Sarà cura degli amministratori monitorare costantemente la situazione e valutare con le dovute attenzioni le risposte affinché gli effetti negativi siano contenuti il più possibile. Di questo punto, che è abbastanza generico, volevo sapere qualcosa in più sugli possibili effetti negativi. Al momento stiamo monitorando, al momento non ne vediamo. Al momento la gestione è normale, al momento non ne vediamo.
Quindi questo capitolo è di default inserito nel... È un capitolo che molto spesso viene inserito non di default, perché c'erano le condizioni, ci sono le condizioni, delle condizioni complicate, questo capitolo viene inserito sulla base di condizioni complicate, ogni anno chiaramente vengono variate queste cosettine qua, ci sono delle situazioni che vanno comunque costantemente valutate e monitorate, però al momento... Ripeto, non ci sono situazioni che possono comunque farci pensare che ci possano essere problemi, assolutamente. Diciamo, la gestione in questo momento è una gestione tutto sommato lineare e poco problematica, ecco. Sì, allora... Appunto, stiamo trattando dell'anno in corso sostanzialmente, in cui ci sono state le variazioni dei contratti di servizio di GEASC e state, a mio avviso, valutando gli effetti di queste variazioni sul bilancio e dai dati. Risulta che la fatturazione di GEASC nei confronti del comune per l'anno in corso è di circa 238.571. E e che più l'aggio sulla riscossione 172.390 più la copertura dei costi sociali, arriviamo secondo me a una cifra ragguardevole, giusto? Parli del previsionale del 2023, naturalmente, ok? I dati che noi abbiamo scritto sul previsionale sono quelli, sono dati ragionati sulla base comunque delle evidenze che avevamo. Sulla base delle evidenze che avevamo al momento comunque della redazione del bilancio. Quindi è corretto che la cifra a cui arriviamo è 454.597 euro. Era corretta nel momento in cui abbiamo steso il bilancio di previsione. Era corretta nel momento in cui abbiamo steso il bilancio di previsione. Al momento, però. Mi avete appena detto che non ci sono grossi divari tra quello previsto, tra quanto previsto e quanto si sta riscontrando durante quest'anno. La spesa per il comune di Fagnano, chiaramente, nel 2021 è corretto che è stata di 397.620. Se consideriamo tutto, ci sta, ecco. Cioè ci sta se consideriamo tutto, però teniamo presente che parliamo di due cose diverse, perché ci sono una serie di servizi che prestiamo che sono comunque dei servizi che non hanno nulla di rilevanza sociale, ma sono servizi che debbono essere comunque pagati all'azienda. Cioè se custodiamo il cimitero... Non lo so, ma... No, era un esempio il mio.
Non so cos'è sommato, non sto cercando di seguirti, ma non so cos'è sommato. Il ragionamento a cui volevo arrivare è che il bilancio di GEASCA è estremamente positivo, perché nel 2023 porterà un utile cospicuo, secondo i dati. L'esborso del comune è aumentato considerevolmente, e questa differenza, cioè tra i 454.000 euro e i 397, oltre ad altre cifre, vanno a pesare sulla spesa corrente del comune. È corretto? Faccio fatica a seguire, perché stiamo parlando del bilancio consuntivo 2022, non del previsionale 2023, quindi a memoria le cifre non ce le abbiamo. Come ho detto prima, 2023 sarà il primo bilancio in cui i contratti e servizi saranno completamente in essere. Abbiamo deciso, d'accordo con il direttore generale, di tirare una riga dopo 6 mesi, quindi tra qualche giorno vedremo com'è l'andamento dell'azienda, per avere tempo di fare eventuali azioni correttive prima della chiusura di fine anno, e credo che poi in sede di chiusura del consuntivo 2023 potremo valutare nei dettagli tutte queste affermazioni che lei sta facendo, ma che in questo momento qui sono frutto di un previsionale, sostanzialmente. Me ne rendo conto e vi chiedo scusa, però mi sembrava un argomento interessante, visto il tema proposto e il confronto tra gli anni precedenti. E la cosa che mi interessava di questo ultimo intervento era proprio gli interventi correttivi di cui lei ha parlato. Cioè, in cosa consistono, se avete già idea di cosa fare, anche perché in che senso correttivi? Il bilancio previsionale del 2023 porta un utile considerevole per l'azienda GEASCA. Il problema non è vostro. Per i servizi che gestisce GEASCA, quelli che sono regolati da contratti servizi con il comune seguono la loro storia, sono normati. Per tot pasti che serviamo riceviamo un contributo, tot bambini che frequentano l'asilo nido riceviamo un determinato contributo. Le uniche leve che abbiamo direttamente sono sulla farmacia, quindi le azioni correttive possono essere fatte solo in quella direzione lì. Se ci sarà necessità, perché gioco forza, qualche spesa aggiuntiva in più in questo primo semestre c'è stata, anche solo per la nota vicenda delle insegnanti del nido, quindi qualche spesa non preventivata ce la siamo trovata. Valuteremo appunto con il semestrale come stiamo andando, se quel numero che in previsionale compare come utile verrà confermato o meno. Comunicheremo all'amministrazione quella che è la nostra, a questo punto, previsione revisionata di fine anno, e se c'è margine per fare delle azioni correttive che dal punto di vista ricavi possono essere solo sulla farmacia, ovviamente. Quindi, però ne parleremo a tempo debito, adesso è presto. Forse non sono stato chiaro. I ricavi della farmacia in più, cioè qui non capisco il correttivo. Qui migliorare i ricavi della farmacia. Ma qui nel previsionale 2023 i ricavi sono notevoli. Il problema è che il reale, cioè l'azienda sta andando benissimo, il problema è che pesa tutta su la spesa corrente del comune.
ripeto, è un previsionale, è il primo previsionale fatto con la nuova gestione, quindi si è fatto del nostro meglio per fare qualcosa di sensato, ma proprio perché è il primo abbiamo deciso di fare un checkpoint semestrale e lì vedremo qual è la situazione. Se ci dovessero essere delle deviazioni significative ne parleremo con l'amministrazione. Se siamo in linea, bravi. Se siamo adesso è difficile in questo momento qui commentare proprio perché non abbiamo in mano alcun numero. Ci siamo ripromessi che ci vediamo dopo le vacanze con i numeri fatti e finiti, quindi poi ne potremo riparlare. Grazie. Volevo passare all'aspetto del bilancio che riguarda lo stato patrimoniale di GEASC. Nel dettaglio, in cosa consiste lo stato patrimoniale? Scusami, non capisco. Il bilancio si compone di due parti, conto economico e stato patrimoniale. Cioè, il conto economico rappresenta la visione della gestione nell'anno. Lo stato patrimoniale rappresenta la continuità della vita dell'azienda. Due cose poi. Immaginate una cosa, il conto economico è la fotografia. 31 dicembre scatto la fotografia, questo ho incassato, questo ho speso e questi sono i conti. Lo stato patrimoniale rappresenta il film della vita. Tu non scatti un'istantanea, scatti, ti metti a filmare e tutta la vita. E lo stato patrimoniale è quello. Poi ci sono quelle, voglio dire, il vecchio debito esistente andava nello stato patrimoniale, non andava nel conto economico. Cioè non nello stato patrimoniale ci vanno le mobilizzazioni, ci vanno quelle cose, ecco, ci va tutto quello che un'azienda si porta dietro, ecco. Non se c'è qualcosa lo vediamo assieme, ci vanno le mobilizzazioni, non so, l'altra volta ne parlavamo con il consigliere Bascialla, si parlava di questo, voglio dire, i software aziendali vanno nello stato patrimoniale, il pagamento nell'anno va nel conto economico, brutalmente, voglio dire, non la quota di ammortamento va nel conto economico, il valore del cespite va nello stato patrimoniale, ecco, è questo che funziona. Fotografia, film. Grazie. Volevo essere più preciso. Visto che era una mia curiosità riguardo lo stato patrimoniale, visto che si sta trattando del spostamento della sede di GEASC. E quindi il riferimento alla parte patrimoniale del bilancio era riguardante tutti i beni mobili, le attrezzature e via discorrendo. C'è il tranello qua. Qua c'è il tranello. No, io qui non posso, cioè, penso che non possiamo dirti nulla, Paolo. Cioè, sinceramente stiamo parlando di un bilancio consuntivo, io faccio fatica a parlarti delle cose delle cose a venire. Io personalmente faccio molta fatica e non stanno nelle mie competenze, non stanno nelle competenze del CDA, sono valutazioni che vengono fatte comunque dal mio consiglio di amministrazione con l'amministrazione, ma ti dico che comunque abbiamo delle cose abbastanza chiare. L'azienda sta vivendo una situazione che è abbastanza chiara, ecco, tutto qua. Però facciamo fatica, io personalmente faccio fatica a parlare delle cose future e soprattutto non è il posto, non siamo, non è neanche giusto che parliamo di queste cose, corriamo il rischio per non poter dire di non far bella figura, ecco, ti dico che siamo preparati,
vi assicuro che siamo preparati, questo ve lo assicuro. Prego, consigliere Almasio. Grazie Presidente, vorrei tornare al bilancio consuntivo. Allora, vorrei prendere schede riassuntive, così facciamo più in fretta. E... allora, TOSAP, vedo che è nettamente diminuito l'incasso verso GEASC, giusto? È un dato di fatto, non è un'imputazione o cosa del genere. Qui tutto l'incasso viene devoluto, viene tenuto in cassa GEASC, giusto? Ok, 100%. I CPDA lì, che si chiama ancora così? Lo stesso discorso viene tenuto al 100% da GEASC, ok? Possiamo fare tutte le domande, così poi evitiamo di rimpallarci. Se fa tutte le domande, poi il dottor Stellini dà tutte le risposte. Grazie. Sì, sì, no, basta che lui mi fa un accenno, sì, nel senso che sto guardando quali sono le schede, ok? Asilo, nido. Qui abbiamo un, penso che questo meno 131 sia un miglioramento rispetto al meno 156, giusto? Devo interpretarlo in questo modo? Consigliere Almasio, poi dopo... risponde tutto in una volta, non grazie. Ricordo, lo so, vabbè, se non si ricorda non importa, cioè, allora, perché non possiamo andare avanti due ore su questo. Sì. Ok. Chiedo scusa ai consiglieri, ma voglio dare in esercizio della mia funzione di supporto al Consiglio la lettura di una norma sugli interventi dei consiglieri. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per 15 minuti, la seconda per non più di 10 minuti, questi capigruppo. Perché è difficile seguire domande e risposte, domande e risposte, domande e risposte, domande e risposte. Quindi vi invito, come ha detto il Presidente, a raccogliere le domande in un unico intervento a cui seguiranno le risposte e fare una replica. Quindi ve lo chiedo gentilmente. Vale anche per il bilancio? Come? La vale norma cambia sul bilancio. Vale per tutti. Raccolgo il suo consiglio, però ripeto, come stava dicendo il consigliere Carlesso, a noi non risulta che valga per il bilancio questo limite delle due, dei due interventi. Non è mai stato infatti... non è mai stato infatti usato da nessuna parte, solo sui bilanci. Stavo dicendo che per avere un ordinato svolgimento dei lavori si fanno le domande che si ritiene opportuno di fare in un intervento, si acquisiscono le risposte e si fa poi eventualmente una replica, ma non può essere un botta e risposta per un'ora. Tutte le domande, prendetevi nota. Tu che stai facendo le commissioni, scusami. Nel regolamento del Consiglio Comunale. Allora,
mi sembra che sia contenuta una norma nel regolamento del Consiglio Comunale apposita per la discussione di bilancio, che ha anche un senso, perché si sta... Sì. Mi perdoni, ma ha un senso perché si sta parlando di cifre ed è una domanda è conseguenziale a un'altra, per cui non può essere... si sta parlando comunque del bilancio, una cosa importante. Anche questo punto. Per cui prendo come fede il consiglio dato dal segretario, per cui per ogni scheda farò una domanda, una risposta e una replica. Okay. No, fa tutte le domande, poi ascolterà le risposte e poi può replicare. Sì. Non è un problema se qualcuno fretta ad andare a casa. Allora, ritorniamo al bilancio. Però scusate un secondo, un attimo. Per rispetto anche del Consiglio, abbiamo lasciato parlare anche su un previsionale di GESC che non era ordine del giorno del Consiglio di questa sera. Allora, non può essere un dibattito, cioè nel senso non può essere un interrogatorio tra consiglieri e membri della dirigenza. Per il bilancio, per quanto riguarda il bilancio, il regolamento del Consiglio Comunale tratta il discorso degli aumenti dei tempi sul bilancio previsionale e consuntivo del Comune di Fagnano, non delle aziende. Sto andando a cercare la norma perché non me lo ricordo a memoria. Però, quindi, cerchiamo di rispettare i tempi. Nessuno ha mai dato tassative ordine, ma non possiamo neanche star qui a fare un'ora su un bilancio consuntivo, in alcuni casi che non era neanche il bilancio consuntivo il previsionale, ma si è lasciato passare anche questo. Allora facciamo così, vorrei un riassunto su quelli che sono gli incassi d'AGI e le differenze tra l'anno scorso e quest'anno. Vorrei sapere dove sono stati applicati gli aumenti delle varie tariffe e i relativi importi finali per ogni singolo capitolo qui riassuntivo. Vorrei sapere il totale degli AGI, il totale derivante dagli aumenti fatti sugli utenti, tipo mensa, tipo illuminazione cimiteriale e altri. E per arrivare a un totale di quanto quanto è stato incassato con queste voci. Grazie. Prego, dottor Stellini. Per quanto riguarda il canone unico, è una di quelle voci, quindi TOSAP e CPDPA, è una di quelle voci che non è comparabili, non è paragonabili con gli anni precedenti. Gli AGI sono calati 60-25, 50-25. È chiaro che vediamo comunque un calo enorme degli AGI. A bilancio noi scriviamo solo gli AGI. Chiaramente dimezziamo pure comunque anche quello che riportiamo a bilancio. Gli AGI non sono paragonabili perché per esempio nel 2000 e se non ricordo male nel 2022 nel 2022 com'è?
Cioè, scusate, ma le cifre sono scritte, ragazzi, però le cifre sono tutte scritte, cioè il bilancio è fatto di numeri. Allora, francamente, Luciano, a me dispiace, le cifre sono tutte scritte, porco Giuda. Adesso, veramente, mi sento anche un po' preso in giro stasera, scusatemi, con tutto il rispetto. Penso di parlare anche a nome del mio presidente. Consuntivo TOSAP del 2022, 15.607 sono i ricavi di vendita, che sono gli aggi di riscossione. Nel 2021 34.433, ma sono dati che sono scritti su delle tabelle che sono regolarmente... voglio dire, se avete l'intenzione di farci fare la figura degli imbecilli, veramente è seccante sta cosa, scusatemi, molto seccante. Prego, dottor Macchi. Pronto a prendere la penna, consigliere Masi. Allora, 2021-2022. Aggio Tari 2022 139.090. 2021 150.544. Differenza 11.543 negativo. Aggio Canone Unico. 25.176 nel 2022, 54.576 nel 2021, meno 29.400. Servizi cimiteriali, 53.762 nel 2022, 32.964 nel 2021, più 20.798. Serve, dimentico qualcosa? Pasti, ne abbiamo parlato prima, più 47.202, 23.000 nuove tariffe, 24.000 pasti serviti in più. Altri cambi dovuti a tariffe decise dal comune? No? Posto. Abbiamo risposto. Avevo chiesto anche altre cose, non hai preso nota? Importi finali, questi sono. Se ho dimenticato qualcosa, basta rispondere, cioè basta saperlo. Vede che non si può fare una domanda se poi non si riceve una risposta. Non posso. Avevo chiesto anche di sapere questi dati, come diceva prima il dottor Stellini, che non si voleva prendere in giro nessuno, ok? Ma era per capire la differenza tra gli anni scorsi e gli anni d'oggi con le variazioni degli aggi, ok? Allora, prima l'assessore ha detto che il contributo al comune, del comune a GESC si è ridotto a 70.000 euro. 70? 77? 70.100. Il costo sociale si è ridotto da 192.000 a 70.000, a cui però a questo 70.000 vanno aggiunti 82.798 euro che sono legati ai nuovi contratti. Quindi, per fare il totale, il comune ha tirato fuori 152.000 euro, sto arrotondando, non... rispetto all'anno scorso che erano 192.000 euro, questo era il totale, quindi è quello che emerge facendo tutti i totali di tutti i servizi. Per cui, ritornando a quello che diceva l'assessore Michelon, io vado proprio a spanne, che non voglio stare qui a fare il farmacista. 140.000 euro contro 192.000 euro, ok?
150.000 euro contro 192.000 euro, a cui possiamo dire che vanno aggiunto anche i costi degli aumenti che ci sono stati a carico delle famiglie, esempio buoni pasto, okay, rispetto ai 192 dell'anno scorso, che non è una cosa indifferente, come l'aumento dei costi delle lampade votive. Okay? Questo era per ritornare anche al discorso che si faceva prima sul provvisionale, su cui non vorrei andare, ma vedere di nuovo nel provvisionale collegato che c'è una possibile esborso per le casse comunali verso lo Stato come tasse dovute, okay, tasse dovute di cifre importanti, okay, di cifre importanti. Per cui si parlava, diceva prima Vicente Macchi, che stanno monitorando e a giorni faranno un consuntivo per capire che correzioni prendere. Correzioni potrebbero essere una revisione di quello che sono i contratti di servizio, esempio. Okay. Perché? O aumento di costi, state pensando aumento di costi? A carico di GEAS? Okay. Sta di fatto che mi sembra che in questo 2022, con tutti questi cambiamenti a livello normativo, okay, non ci sia stato in realtà da parte del CDA di GEASC una attenzione su quello che è saltato fuori, secondo me in modo un po' troppo veemente, nel senso che appunto con più 42% di incasso della farmacia c'è dalle casse i baffi, okay? Però sicuramente è l'unico punto in cui GEASC ha dei veri ricavi, okay? Che lo sappiamo tutti, se danni è quella che tiene a galla asilo e così via. Ecco, io non vedo in questo consuntivo, in tutto questo anno, rispetto a quello che era anche il provvisionale fatto all'inizio dell'anno, non vedo nessun miglioramento, per cui non sto naturalmente contestando le cifre, assolutamente, no? Come sempre sapete che io sono estremamente fiducioso e serio. Quello che però non vedo, e la domanda che ho fatto prima al Presidente, era proprio questo, se fosse soddisfatto, perché non vedendo nessun miglioramento effettivo, se non dei abbellimenti a livello normativo che secondo me si rivolteranno contro l'anno prossimo, okay? Non vedo nessuna azione fatta reale sulla farmacia, non vedo nessuna azione fatta realmente per aumentare la qualità dei pasti, non vedo. Vedo soltanto una giusto, perché è una cosa che già ne abbiamo parlato, si diceva già anche noi gli anni passati, aggiustamento normativo che andava fatto. Ecco, tutto qua. Per cui la mia contrarietà è sulla non visione oltre a quella normativa, ma non vedo nessun progetto industriale davanti su questa azienda. Anzi, lo vedo da come prospettare, da quello che vediamo noi da fuori. Sarebbe bello avere delle conferme opposte dalla maggioranza degli amministratori, come dalla CDA di GEASC, che invece ci sono e quali sono questi progetti per portare a quello che si diceva un po' tutti, ad avere veramente una Ferrari in GEASC e non a 500 Topolino e basta. Sono stato. Procediamo con la votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti.
Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno. Presa d'atto, ringraziamo il dottor Macchi e il dottor Sellini. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno. Presa d'atto delle relazioni sull'attività svolta dalle commissioni comunali nell'anno 2022. L'articolo 4,6 del regolamento delle commissioni comunali prevede che entro il mese di giugno dell'anno successivo tutte le commissioni rendono al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, della durata massima di 5 minuti. Il Consiglio Comunale prende atto delle relazioni con apposita deliberazione. Le commissioni disciplinate dal regolamento delle commissioni comunali sono le seguenti: Commissione Ecologia, Trasporti e Mobilità Leggera, Commissione per l'attuazione del diritto allo studio, Commissione Comunale per la sicurezza e l'ordine pubblico, Commissione Comunale Lavori Pubblici, Commissione per l'inclusione, Commissione per le attività culturali, tempo libero e politiche giovanili, Commissioni per le attività sportive. A queste commissioni, ai sensi dell'articolo 76,5 del regolamento del Consiglio Comunale, si aggiungono le due commissioni consiliari, che sono la Commissione Consiliare Bilancio, Finanze, Programmazione e la Commissione Affari Istituzionali. Sono presenti i presidenti delle commissioni comunali per la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022. Passo la parola al signor Simone Giorgetti, presidente della Commissione Ecologia, Trasporti e Mobilità Leggera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono Giorgetti Simone, il presidente della Commissione Ecologia. Insieme a me sono presenti in commissione come componenti Valenti Andrea, che è il vicepresidente, Callini Enrica, Di Paola Enrico, Franzoia Marco, Ravetta Martina e Rossi Federico e Rossi Valentino. L'attività della Commissione Ecologia nel 2022 si è svolta tramite una seduta il 26 ottobre del 2022, nella quale i temi principali illustrati sono stati i compiti del comitato PLIS del Mediolona, che è il parco locale di interesse sovracomunale che, oltre al comune di Fagnanolona, coinvolge i comuni di Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Solbiate e Olgiate Olona, e rappresenta appunto la spina dorsale di questi 8 chilometri del fiume Olona. I principali progetti di cui si è discusso sono il progetto Ecomuseo, che sarà gestito direttamente dall'ente del Parco Pineta, di cui il PLIS è entrato a far parte a partire dal 1 gennaio del 2020, il progetto Verde in Subre Olona, il progetto ciclovia, che prevede delle stazioni di ricarica per le bici elettriche, di cui una è prevista anche all'approdo Calipolis di Fagnanolona, il progetto della Camera di Commercio di Varese, che prevede di individuare dei percorsi ciclabili ulteriori su tutto il territorio del parco del Mediolona. Relativamente a questo sono stati posti alcuni temi di discussione, come la frequentazione sempre più assidua di pellegrini e turisti della via Francesca del Lucomagno, come poter valorizzare questa importante c'è questa attrazione che abbiamo sul nostro territorio. È stato posto anche come tema la riattivazione della linea ferroviaria Valmorea, che però appunto non è assolutamente in previsione, in quanto comunque la Valle Olona ha un indirizzo ludico, ambientale e turistico anche, quindi
andrebbe un po' in contrasto con l'indirizzo che si vuole dare a questo importante valore del nostro territorio. Nella stessa seduta poi è stato discusso il problema delle deiezioni canine e le modalità con le quali l'amministrazione vuole affrontarlo. Sono state analizzate le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, come la collocazione di contenitori dedicati alla raccolta delle deiezioni e anche la distribuzione di sacchetti appositi dedicati a questo, e la Commissione Ecologia ha appoggiato tutte le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Grazie, signor Giorgetti. Passo la parola alla signora Stefania Pilastro, Presidente della Commissione per l'attuazione del diritto allo studio. Buonasera, grazie Presidente. Sono Stefania Pilastro, Presidente della Commissione per l'attuazione del diritto allo studio. La nostra commissione è così composta: Vicepresidente Federico Fasolino, gli altri componenti sono Cacin Maria Stella, Ferre Stefano, Rossi Giacomo, Milone Valentina e Corio Elena. Nell'anno 2022 abbiamo avuto due incontri e i principali argomenti trattati sono il piano diritto allo studio 2022-2023. La commissione ha esaminato nella seduta di giugno il preventivo del piano diritto allo studio 2022-2023 e sono state illustrate le iniziative del patto educativo territoriale. Inoltre, il contributo ai centri estivi, si è evidenziato che il contributo ministeriale per i centri estivi alle famiglie è stato comunicato a metà luglio, dunque non è stato possibile avvisare le stesse per tempo. L'amministrazione ha pubblicato un avviso a rimborso parziale delle spese sostenuto dalle famiglie. La School Card 2022, l'amministrazione ha reperito ulteriori risorse a fronte di uno stanziamento iniziale, così da poter ammettere al finanziamento ulteriori 77 domande da parte delle famiglie collocate in graduatoria in relazione a ISEE. Bando trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado 2022-2023. La Commissione evidenzia che il bando trasporto studenti è stato sostituito dal bonus trasporti ministeriale da settembre 2022. È stato pertanto proposta una nuova formula denominata School Card TIN, che consiste nel rimborso spese sostenute dalle famiglie con figli alla scuola secondaria di secondo grado per acquisti di libri e cancelleria. La graduatoria è stata predisposta in relazione a ISEE. Premiazione studenti meritevoli. La cerimonia si è svolta il 14 gennaio 2023. Ha riscontrato grande partecipazione da parte degli interessati. Gli studenti hanno ricevuto come premio un voucher di 100 euro da spendere presso cartolerie e librerie in convenzione con il Comune. La Commissione partecipa con entusiasmo alle riunioni e dimostra attenzione agli argomenti che vengono proposti e trattati dall'amministrazione comunale. Finora si è appurato che le iniziative avviate da tempo sono ben consolidate e rispondono alle esigenze delle famiglie. Le famiglie rispondono bene e con notevole partecipazione alle nuove proposte dell'amministrazione, che evidenzia che i bisogni sono sempre in aumento. La Commissione si impegna affinché si possa migliorare e dare attenzione alle esigenze connesse al diritto allo studio. Grazie. Grazie a lei. Grazie signora Pilastro. Passo la parola al signor Lorenzo Caiola, Presidente della Commissione Comunale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Adesso faremo un piccolo resoconto della nostra attività. Nel rispetto dei programmi elettorali presentati dalle liste fagnanesi alle elezioni amministrative del 2021, si è intrapreso un percorso di collaborazione tra le parti per ottenere un upgrade significativamente positivo in merito alla vivibilità e sicurezza del nostro territorio. Di seguito i punti che abbiamo trattato e che vorremmo portare a termine. Inizialmente stiamo verificando e valutando di intervenire in merito ad eventuali presenze di punti bui sulle strade e all'installazione di dissuasori ottici in via 8 Marzo presso incrocio di via Pastrengo e nella via di Battisti. Inoltre stiamo valutando la possibilità di effettuare pattugliamenti serali tramite convenzione con la polizia locale dei comuni limitrofi. Inoltre abbiamo avanzato la proposta di dispensare la nostra polizia locale dall'incombenza del SUAP.
Inoltre abbiamo chiesto un check in merito alla videosorveglianza del monitoraggio del territorio. Il signor sindaco ci ha risposto positivamente che le 62 telecamere presenti sul territorio funzionano in toto. Abbiamo valutato l'acquisto di fototrappole per contrastare l'abbonamento di rifiuti sul territorio. Inoltre abbiamo richiesto l'utilizzo di volontari o percettori del reddito di cittadinanza previa formazione per l'attraversamento pedonale dei plessi scolastici, consentendo così alla polizia locale di svolgere altri compiti. Chiudiamo velocemente. Certi di una sempre più proficua collaborazione con l'esecutivo in carica, la commissione da me presieduta lavorerà per apportare tangibili benefici alla comunità fagnanese. Grazie a tutti. Grazie signor Caiola. Passo la parola al signor Santi Di Paola, presidente della Commissione Comunale Lavori Pubblici. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, la Commissione Lavori Pubblici è stata nominata in data 13 giugno 2022. L'insediamento è avvenuto ufficialmente il 25 luglio 2022, che è la data del primo incontro. In questo primo incontro si è provveduto anche alla nomina del vicepresidente nella persona del signor Gabriele Moltrasi. Gli altri componenti della commissione sono poi l'architetto Paolo Farè, Roberto Ciccardi, Alessia Melchiori, Francesca Elisabetta Parodi e una sesta componente che si è però già dimessa e quindi penso e spero verrà sostituita a breve. Allora, nel corso della prima riunione ho informato i componenti della Commissione su quelle che sono le finalità e i lavori della stessa in base a quello che prevede il regolamento delle commissioni comunali. In questo primo incontro, che aveva carattere più che altro informativo, l'assessore ai lavori pubblici ha informato i presenti su una serie di interventi già in essere. In quel caso si riguardava la normativa sulle barriere architettoniche relativamente ai servizi igienici della scuola secondaria di primo grado, piano delle asfaltature delle vie comunali per l'anno 22, realizzazione della pista ciclopedonale di Via Liserta. Ecco, su quest'ultimo punto la Commissione suggerisce in generale una pianificazione più generale che vada oltre la legislatura in corso. Sempre nel corso del primo incontro si è discusso del progetto della mensa scolastica che si ha in programma di realizzare nella scuola Rodari di Via Corridoni, trattandone i vari aspetti: dislocazione, turno unico, dimensioni pianta, collegamento con il plesso scolastico, e comunque l'argomento è stato ripreso e sarà ancora ripreso nei successivi incontri. Una seconda commissione si è svolta il 5 ottobre. In questo incontro si sono esaminati i progetti relativi all'ex colonia idroterapica di Piazza Matteotti e sempre della mensa Rodari relativa all'ottenimento del finanziamento con i fondi del PNRR. Sul progetto di fattibilità tecnico-economica sono stati fatti dei rilievi da parte di alcuni commissari sulla perdita del porticato, sui criteri impiantistici, le scelte progettuali sull'involucro al fine di contenere la dispersione energetica, ai quali hanno risposto sia l'assessore sia il funzionario responsabile dell'ufficio lavori pubblici architetto Cavezzale, presente in qualità di segretario verbalizzante. Sulla mensa Rodari alcuni commissari hanno chiesto di valutare bene il problema acustico e la possibilità di realizzare un edificio più piccolo per limitare i costi di costruzione e di gestione. L'orientamento dell'amministrazione invece è quello di soddisfare le richieste del personale della scuola e della dirigente scolastica, che vivono quotidianamente le problematiche relative alla consumazione dei pasti da parte degli alunni. Infine viene illustrata la documentazione relativa agli infissi delle scuole primarie Salvatore Orru e Gianni Rodari ai fini della richiesta di finanziamento. Questo è quanto per quanto riguarda l'anno 2022 in base a quello che prevede l'articolo 4,6 del regolamento dei consigli delle commissioni comunali. Grazie. Grazie signor Di Paola. Passo la parola alla signora Francesca Gallo, Presidente della Commissione per l'Inclusione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono Gallo Francesca, Presidente della Commissione per l'Inclusione. La Commissione è composta da Mazzetto Mauro, Pieretti Luciano, Albè Serena, Cabotra Moit, Vanzini Rosella e Guaglianone Claudia. Nell'anno 2022 sono state convocate due sedute, 26 maggio e 8 settembre. È stata una riunione congiunta con la Commissione Cultura. Durante la prima riunione sono state illustrate le finalità e i compiti della Commissione, ovvero contribuire alle proposte delle linee della programmazione delle politiche sociali dell'ente e tenere alta l'attenzione sulle tematiche di genere, nonché per promuovere iniziative volte a sensibilizzare e, ove possibile, favorire la realizzazione di azioni di pari opportunità, sia di genere sia in senso più ampio. Può inoltre essere consultata in occasione dell'emissione di bandi e altre misure di intervento a favore delle fasce di popolazione in situazione di disagio, come minori, anziani e disabili. È stato inoltre eletto il vicepresidente della Commissione, Claudia Guaglianone. Vengono inoltre portate alcune proposte o idee dei vari componenti. La figura del disability manager, che ha lo scopo di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l'accessibilità urbanistica e non solo, e ad evitare ogni forma di discriminazione. Inoltre è stata proposta la creazione di un servizio del tipo Casa del Volontariato per fornire informazioni, formazione e creare il contatto tra le realtà e i volontari, senza trascurare l'aspetto delle emozioni e delle fatiche del volontario. La seconda riunione, congiunta con la Commissione Cultura, verte principalmente sul progetto Facciamo Luce Su, nato per sensibilizzare su alcune tematiche attraverso filmati che illustrano il tema in occasione di alcune ricorrenze, nazionali o internazionali, abbinando alla ricorrenza l'illuminazione del castello con un colore simbolico, se c'è già quello ufficiale, altrimenti un colore scelto per l'occasione. Parlando dei servizi offerti dal Comune, si mette in risalto il servizio della navetta, che necessita di un potenziamento in termini di volontari per evitare ulteriori spese all'ente. Viene inoltre presentata la Settimana della Salute del mese di settembre 2022, evidenziando le collaborazioni e i patrocini ottenuti. Si illustrano inoltre le iniziative in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, organizzata a livello di ambito, per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani del 10 dicembre e si raccolgono proposte per la Giornata del Volontario del 5 dicembre. Viene inoltre consegnato il programma completo degli eventi e iniziative culturali per il mese di settembre, invitando i componenti a fare proposte per i tre mesi successivi. Infine, i soli componenti della Commissione per l'Inclusione si confrontano sulle cifre da destinare alle misure di solidarietà a sostegno delle famiglie. Si propone di incrementare le somme destinate ai contributi per utenze domestiche, tenuto conto dei rincari di luce e gas, che si teme possano creare forti difficoltà alle famiglie con maggiori fragilità. La proposta è stata portata in giunta. Per ulteriori dettagli circa gli argomenti trattati si rimanda ai singoli verbali delle riunioni. Grazie. Grazie signora Gallo. Passo la parola al consigliere Edoardo Bascialla, presidente della Commissione per le attività culturali, tempo libero e politiche giovanili. Grazie Presidente, buongiorno, buonasera a tutti. Allora, Commissione per attività culturali, tempo libero e politiche giovanili, componenti il vicepresidente e la professoressa Vanzini, Tori Vanzini, i componenti sono Beatrice Conti, Elisabetta Forlani, Martina Pellizzari, Nicola Guarino e Igor Zanella. Abbiamo le sedute effettuate nell'anno 2022, sono nel corso appunto del 2022, sono tenute due riunioni, la prima il 16 giugno, seduta di insediamento, e la seconda l'8 settembre. Abbiamo parlato di molti argomenti e ci siamo riuniti comunque, diciamo, per la prima volta, dicevo, in giugno, quando si è discusso di possibili proposte da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione. Successivamente in settembre si è tenuta una seduta congiunta con la Commissione Inclusione, nella quale sono state esaminate una serie di proposte emerse dagli assessori ai servizi sociali e alla cultura.
Di fatto c'è stato poco tempo per incidere sulla programmazione e tra l'altro eravamo in presenza di numerose manifestazioni già programmate dall'amministrazione comunale. Tra alcune proposte elaborate avevamo deciso di sostenere l'idea di un ritorno al Palio cittadino come festa condivisa e aggregante tra le varie realtà comunali. In tal senso la Commissione avrebbe dovuto riunirsi per programmare e redigere un progetto di lavoro che potesse essere condiviso con tutte le associazioni fagnanesi, senza le quali la riproposizione del Palio, come dicevo, sarebbe oggettivamente impossibile. Purtroppo nel 2022 non abbiamo potuto fare alcun progresso nell'intendimento che ci eravamo prefissato. Ci si propone di utilizzare i mesi del 2023 per avviare l'interlocuzione con tutte le realtà del Paese, oratori, associazioni, negozianti, eccetera, per valutare la possibilità, per valutare la fattibilità del progetto del Palio di Fagnano Lona. Grazie. Grazie, consigliere Bascialla. Passo la parola alla signora Martina Ravetta, presidente della Commissione per le attività sportive. Grazie presidente, buonasera. Sono Ravetta Martina, presidente della Commissione per le attività sportive, di cui vicepresidente è il signor Bevilacqua Davide e i componenti sono Brun Marco, Ceriani Martina, D'Amato Maria Elisa, Galli Giorgio e Lago Fortunato. La seduta effettuata nell'anno 2022 è datata al 6 giugno e durante questa seduta, dopo aver illustrato le finalità della Commissione, sono stati presentati e trattati i seguenti argomenti. Situazione degli impianti comunali. Molte associazioni sono costrette a svolgere le loro attività al di fuori del Paese a causa della criticità delle strutture. Conoscere la programmazione degli eventi sportivi. Conoscendo la programmazione degli eventi sportivi con largo anticipo, si potrebbe favorire la partecipazione della comunità. Rapporto più stretto tra il Comune e le associazioni sportive. Viene spiegato che periodicamente l'amministrazione incontra tutte le associazioni sportive e si confronta con loro. Si auspica di poter organizzare in futuro un incontro tra i componenti della Commissione e le associazioni. Implementare il rapporto tra le associazioni sportive e le scuole di Fagnano. È fondamentale per la Commissione che le famiglie che frequentano le scuole del territorio siano informate riguardo tutte le attività sportive che il nostro Paese offre. Ci auspichiamo che possano essere organizzati eventi e manifestazioni sportive inclusive per gli atleti con disabilità. Utilizzo campo Galfra. Nella Commissione si chiedeva quale sarebbe stato l'utilizzo del campo A9 e la possibilità di adeguare il chiosco del campo alle normative vigenti. Utilizzo campi di calcetto. Dopo numerosi anni di inutilizzo della struttura, la Commissione si augura che i campetti di calcetto vengano assegnati ad una società sportiva o ad un privato che possa ridare vita a questa struttura. Festa dello sport, tenutasi in data 3 settembre 2022. Sono stati definiti il programma della giornata e tutti i membri della Commissione sono stati invitati a partecipare alla premiazione sportiva degli atleti. La festa si è svolta con grande successo dopo vari anni in cui non si teneva più. I membri della Commissione sono collaborativi. Dopo un anno di lavoro non sono sorti screzi e ci si augura, ripromettendoci di incontrarci più spesso, di continuare a lavorare con così tanta dedizione per dare allo sport fagnanese il giusto valore che ha per ognuno di noi. Grazie. Grazie signora Ravetta. Passo la parola al consigliere Federico Fasolino, consigliere Federico Pasolino, presidente della Commissione Consigliare Bilancio, Finanze e Programmazione. Allora, relazione delle attività della Commissione Bilancio e Finanze. In ottemperanza all'articolo 4,6 del regolamento delle commissioni e dell'articolo 76,5 del regolamento del Consiglio Comunale si propone la presente relazione annuale 2022 relativa ai lavori della Commissione. La Commissione, grazie all'impegno dei suoi componenti, del responsabile dei servizi nonché degli assessori di riferimento, si è riunita nel corso dell'anno 2022 in 9 sedute, di cui una congiunta con la Commissione Affari Istituzionali. La Commissione ha sempre espresso i pareri richiesti e formulato proprie proposte al Consiglio Comunale come riportato nei propri verbali. Non dico le date di quando ci siamo convocati, vado avanti. Variazione del bilancio di cassa con delibera di giunta. Nell'anno 2022 la Commissione ha ricevuto comunicazioni e spiegazioni di una variazione di bilancio di cassa nella seduta di marzo. Variazione del bilancio
Rilevamento fondo di riserva. Nell'anno 2022 la Commissione ha ricevuto comunicazioni e spiegazioni di numero 2, variazioni di bilancio prelevamento fondo di riserva nella seduta di febbraio e marzo. Ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta. Nell'anno 2022 la Commissione ha esaminato una ratifica di variazione di bilancio urgente nella seduta di maggio. Variazione di bilancio e previsione finanziaria 2022-2024. Nella seduta di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, novembre sono state prese in visione ed esaminate le variazioni di bilancio previsionale dell'anno 2022-2024. Sono stati inoltre esaminati il bilancio consuntivo 2021 e il piano programma corredato dal budget economico triennale 2022-2024 dell'azienda speciale GEASC, nonché un nuovo atto aggiuntivo con la medesima azienda per la gestione del canone unico patrimoniale in sostituzione della tassa occupazione spazi aree pubbliche. E i seguenti atti. Il documento unico di programmazione DUP 2023-2025, il rendiconto della gestione 2021, il bilancio di consolidato esercizio 2021, la revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del testo unico di materia di società a partecipazione pubblica TUSP. Il schema regolatorio delle qualità dei servizi, gestione e rifiuti, il piano economico finanziario TARI 2022-2025, tariffe tassa rifiuti anno 2022. Il piano industriale di avvio di Neutrali SRL, aumento di capitale di HAM SPA e successiva fusione per incorporazione della stessa HAM SPA di Neutrali SRL. Il riconoscimento del debito fuori bilancio sentenza numero 1793-2022 della TAR Lombardia-Milano. La Commissione, in seduta congiunta con la Commissione Affari Istituzionali, ha esaminato le seguenti modifiche dei regolamenti. Imposta municipale propria IMU, disciplina della tassa sui rifiuti TARI, applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Grazie, consigliere Fasolino. Passo la parola alla consigliera Greta Meraviglia, Presidente della Commissione Affari Istituzionali. La Commissione Affari Istituzionali è dal novembre 2021, a seguito della delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 29 novembre 2021, una commissione consigliare che trova la sua disciplina direttamente nel capo secondo del regolamento del Consiglio Comunale. È la Commissione per il regolamento del Consiglio Comunale compete alla stessa, d'iniziativa proprio di uno o più consiglieri, studiare e proporre le modifiche, integrazioni e revisioni che risultano necessarie ed opportune per adeguare il regolamento del Consiglio Comunale a nuove disposizioni di legge, di statuto e dalle esigenze del funzionamento del Consiglio Comunale. Ha anche il compito di supportare l'attività del Consiglio Comunale per l'approvazione e o la modifica dei regolamenti comunali che sono di competenza del Consiglio Comunale, nonché le modifiche allo Statuto Comunale. In quanto commissione consigliare, i suoi componenti devono essere consiglieri comunali. È membro di diritto il segretario generale dell'ente per il necessario supporto giuridico e senza diritto di voto. Sono stati componenti nella commissione dell'anno 2022 i seguenti consiglieri comunali: Meraviglia Greta, che è la presidente, Mauro Luca Giuseppe, Bossi Fausto, Stevenazzi Piera. Sono componenti supplenti: Caprioli Daniera, Carlesso Paolo, Almasio Luciano. Attualmente al posto di Piera Stevenazzi vi è il consigliere Fasolico Federino. La Commissione, che nel 2022 si è riunita 5 volte, si è insediata il 18 maggio del 2022 in seduta congiunta con la Commissione Bilancio per esaminare le proposte di modifica ai 3 regolamenti comunali: il regolamento IMU, il regolamento TARI, il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Si è poi riunita nel corso dell'anno altre 4 volte. Nella seduta del 5 novembre 2022 la Commissione ha esaminato 4 regolamenti: la regolamentazione dei mini alloggi, il regolamento delle commissioni comunali, il regolamento per la concessione delle civiche benemerenze e il regolamento per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. La Commissione ha inoltre deciso di avviare un percorso di riesame ed approfondimento analitico di tutto il regolamento del Consiglio Comunale al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi normativi intervenuti e per rendere lo strumento adeguato alle esigenze dei lavori del massimo organo dell'ente. Quindi nella seduta del 2, 16, 23 novembre 2022 la Commissione ha esaminato i primi 6 articoli, confrontandosi ampiamente sia sugli indirizzi istituzionali del Ministero dell'Interno sia sulle specifiche esigenze del Consiglio Comunale, sempre entro i limiti assegnati alla normativa nazionale. Grazie consigliere Meraviglia.
Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione. Consigliere Meraviglia vuole intervenire o era rimasto acceso? Va bene, grazie. Passiamo quindi alla votazione. Chiedo ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Grazie. Buona serata. Passiamo quindi al sesto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale numero 13.178, avente per tema Campetti di Via De Amicis. Passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura dell'interrogazione. Grazie Presidente. Campetti in Via De Amicis. Premesso che già l'anno scorso e il precedente abbiamo evidenziato questa problematica in Consiglio Comunale, che l'assessore era pronto a far ripartire l'impianto in quanto giudicava un buon lavoro il progetto lasciato dal centrodestra dopo aver effettuato la manifestazione di interesse, che l'impianto funzionante aveva un bel riscontro di giovani e di persone di ogni età proveniente anche da fuori paese, che il progetto era già inclusivo di numerose attività sportive, non più solo i campi da calcetto, ma un bel polo sportivo multidisciplinare, che oggi dopo 2 anni invece non si è ancora visto nessun tipo di movimento, né dal punto di vista burocratico, né peggio ancora dal punto di vista attivo o logistico, che questo ennesimo anno perso andrà a pregiudicare anche la nuova stagione 23, perché con questo ritardo sarà difficile poter vedere l'area sportiva pronta per la prossima primavera, intesa come 24 ovviamente, che si rende ancora più evidente questa lacuna dopo le parole del signor sindaco dei giorni scorsi in merito a pericolosità e vandalismi. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano chiede di sapere quali sono i motivi di questo ennesimo ritardo, quali difficoltà eventualmente avete incontrato, come mai dopo un anno non è stato nemmeno pubblicato il bando, se e quando pensate di riaprire l'area sportiva di grande interesse per fagnanesi e non solo, chiusa ormai da troppi anni e che certamente anche quest'estate resterà inutilizzata. Grazie. Do la parola all'assessore Mezzanzani per la risposta. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione cercherò di rispondere per punti, quindi quali i motivi del ritardo e quali le difficoltà. Partendo dall'assunto che, come già comunicato a questo Consiglio, il lavoro lasciato dalla precedente amministrazione poteva partire. Purtroppo le società, e per l'esattezza 4 su 8 di cui si erano presentate aventi i requisiti minimi, solo una ha inoltrato un progetto che purtroppo non è risultato idoneo in quanto non conteneva la documentazione minima richiesta. Quindi i motivi del ritardo e le difficoltà riscontrate sono dovuti al fatto che non ci sono operatori interessati ad investire su quell'area. Come mai dopo un anno non è stato pubblicato alcun bando? Se per bando si intende la gara, attualmente non è ancora pervenuto un progetto che contenga i requisiti minimi per l'approvazione da parte del Comune e il conseguenziale avvio per la procedura di gara. Se a differenza si intende la manifestazione di interesse, quella è ancora aperta, per cui chiunque abbia intenzione di investire su quell'area può farsi avanti. A tale proposito, è intenzione da parte di questa amministrazione fare una nuova manifestazione di interesse, molto più elastica, per rendere appetibile il project, definendo le modalità di concessione della gestione in relazione all'investimento che l'eventuale investitore ha intenzione di mettere in campo per rilanciare l'area abbandonata a se stessa. Do la parola al consigliere Bossi per la replica. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta.
era più o meno quello che mi aspettavo, perché appunto era la stessa che ci ha già dato mesi fa. Pensavo e speravo che appunto per quello ci fosse magari stato un passo avanti, oppure avreste pensato a un'alternativa. Una poteva essere appunto dandolo per esempio a GEASC da gestire, però nel senso doveva uscire un ragionamento un po' più approfondito, e speravo magari qualche se non soluzione in più, comunque un cammino e un lavoro già costruito. Il progetto che era stato lasciato appunto è omnicomprensivo e multidisciplinare, ma ovviamente potete perfezionarlo e migliorarlo in ogni momento. Se volete rifare una manifestazione di interesse, ovviamente è la strada migliore appunto per probabilmente raggiungere l'obiettivo, però cerchiamo di stringere i tempi, perché ormai, cioè, è un peccato vedere quell'area sempre più abbandonata a se stessa, come giustamente ha detto un attimo fa, e d'altro lato ammettere la lacuna può essere positivo, nel senso che fa piacere che uno si rende conto che effettivamente ha una risorsa che non viene non sfruttata, ma nemmeno utilizzata, nemmeno aperta. D'altro canto, davvero, poi i ragazzi entrano anche a giocare, perché comunque trovano lo spazio da un lato abbandonato e dall'altro lato per loro appetibile. Quindi se riuscissimo a contingentare un attimo i tempi, o se vi siete già dati, meglio ancora, dei tempi per fare questo intervento, ovviamente noi lo vediamo in maniera molto favorevole. Soddisfatto della risposta, perché ovviamente non posso dirle nulla tecnicamente a ragione, ovviamente insoddisfatto per la realizzazione, perché non può essere che dopo 2 anni siamo qui ancora a pensare di fare la manifestazione di interesse, che poteva essere già stata fatta molto tempo fa, anche perché, come ha detto lei, può essere elastica in più punti e cercare di andare incontro meglio alle esigenze o alle proposte che possono nascere dal territorio. Grazie. Grazie, consigliere Bossi. Passiamo quindi al 7° punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale 13.179, avente per tema Costiola di San Martino. Passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura dell'interrogazione. Sì, grazie Presidente. Premesso che la Costiola di San Martino è uno dei passaggi più datati presenti nel comune di Fagnano, che la Costiola è uno dei passaggi fondamentali che collega la zona centrale del paese con il fondovalle, che la frazione San Martino, primo patrono fagnanese oggi con San Gaudenzio, da sempre ha avuto la sua Costiola come via d'accesso, essendo stata con la zona del Castellazzo e del Castello uno dei primi insediamenti civili fagnanesi, che da anni ormai è chiusa e anche dopo il cedimento del terreno limitrofo, nonostante la messa in sicurezza da parte del proprietario, i lavori purtroppo non sono continuati, che a quanto sapevamo la ditta aveva dichiarato fallimento ed il materiale è stato purtroppo abbandonato. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per il Fagnano chiede di sapere se ci sono novità su questo fronte. Come mai anche negli ultimi anni non ci sono stati sviluppi? Come mai ci sono ancora i sigilli sulla Costiola di San Martino? Se ci sono sviluppi invece dal punto di vista legale? Se avete pensato a qualche alternativa per finire i lavori? Che tempistiche vi siete dati per riportare la storica Costiola allo splendore che merita? Grazie. Do la parola all'assessore Mezzanzani per la risposta. Grazie Presidente. Allora, anche qui cercherò di rispondere punto per punto. Allora, se ci sono novità e come mai negli ultimi anni non ci sono stati sviluppi. Considerando che per riprendere i lavori di sistemazione della Costa Vecchia di San Martino, osservato anche quanto da voi riportato in premessa in merito al cedimento del terreno, bisogna sottolineare che il muro è stato messo in sicurezza sia da parte della proprietà sia da parte del Comune, con dei balchinaggi, puntellature interne. Si evince che dal 2018 a oggi si erano presi accordi per la messa in sicurezza e il rifacimento del muro di contenimento, sia con la proprietà che con l'impresa che aveva a carico la sistemazione della cosiddetta costiola.
si ipotizzava ai tempi di procedere alla riparazione del muro suddividendo i costi in un terzo alla stazione appaltante, un terzo all'impresa appaltatrice e un terzo alla proprietà. Purtroppo però la ditta appaltatrice, come a tutti è ben noto, è fallita, facendo saltare l'ipotesi di divisione dei costi. Inoltre il materiale per i lavori è attualmente stoccato da parte del Comune, mentre per quanto concerne la proprietà la stessa non è facile da reperire in quanto inchegna per lavoro per la maggior parte dell'anno. Ad oggi però abbiamo preso accordi con la proprietà che, pur essendo all'estero, ha delegato il proprio tecnico di fiducia per definire, si spera, in via risolutiva la sistemazione del muro di contenimento. Quindi qualche passo in più è stato fatto per trovare una via percorribile. Come mai ci sono ancora i sigilli? Purtroppo fino a quando il muro di contenimento non sarà sistemato, il passaggio non potrà essere riaperto per questioni di sicurezza pubblica. Se ci sono sviluppi dal punto di vista legale, se abbiamo pensato a qualche alternativa per finire i lavori, a nostro vantaggio abbiamo una perizia strutturale che indica le presunte cause del cedimento del muro e i vecchi accordi presi, ma il tutto andrà ridiscusso con il tecnico della proprietà per trovare un nuovo accordo in merito a ripartizioni dei costi dei lavori di consolidamento e sistemazione del muro stesso, oggetto del mancato compimento dell'opera. Al momento si stanno cercando soluzioni tra le parti e non sviluppi legali. Detto ciò, è volontà di questa amministrazione riportare ad antico splendore un tratto importante dal punto di vista storico-culturale della Costa Vecchia, definendo sia la sistemazione del muro della villa, sia i costi che negli anni saranno decisamente variati a seguito degli aumenti, e portare a compimento l'opera finanziata da EPL nell'ambito delle compensazioni ambientali. Pertanto dovremmo anche rendere conto a loro per i conti economici e i costi. Che tempistiche vi siete dati per riportare la Costiola allo splendore che merita? Per quanto riguarda le tempistiche, in questo momento non riusciamo sicuramente a darvi una data certa per il completamento dell'opera in questione. Do la parola al consigliere Bossi per la replica. Sì, grazie Assessore. Sono contento che appunto avete intrapreso questo dialogo che condivido, e anzi appunto evitando le sedi legali probabilmente si ha più agio di manovra e una possibilità maggiore di portare a casa il risultato, quindi da quel lato lì probabilmente avete fatto bene. Quindi se non ho capito male il materiale sapevo che fortunatamente era già stato consegnato in comune ed è stato accatastato, l'abbiamo rimosso perché era tutto mal accatastato al campo sportivo e l'abbiamo messo in sicurezza anche quello qualche anno fa, quindi se non ho capito male Assessore, prima deve essere sistemato il muro e poi deve essere pavimentata la costiola a scendere, ok. Le tempistiche ovviamente non competono e non dipendono totalmente da voi, quindi è giusto che ci sia una dilatazione spazio-temporale per permettere appunto il dialogo che si diceva prima, e in questo caso ci affidiamo fiduciosi appunto a questi contatti che si spera, il ferro va battuto quando è caldo, quindi spero che riuscite a mantenere appunto il ferro caldo appena battuto e a breve si possa ripercorrere anche quel posto che è molto suggestivo. Abbastanza soddisfatto e con incoraggiamento appunto per portare a casa in fretta questo risultato. Grazie. Grazie consigliere Bossi. Passiamo quindi all'ottavo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale 13.177, avente per tema posticipo chiusura parchi pubblici e aree verdi. Passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura della mozione. Grazie Presidente. Posticipo chiusura, mi scuso per l'errore ma era un refuso da copia e incolla, è appunto una mozione come giustamente diceva, premessa che
Quest'anno l'estate si può dire appena iniziata dopo un lungo periodo siccitoso prima e di maltempo poi, che negli ultimi mesi le giornate di pioggia si sono ridotte a una percentuale talmente esigua da annotare record di siccità mai raggiunti in tutti gli anni in cui si misura il meteo, che il clima solitamente estivo costringe le persone, e le autorità sanitarie lo consigliano, soprattutto per anziani e bambini, di non uscire da casa tra le ore 11 e le ore 18. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano propone al Consiglio Comunale di approvare questa mozione, dove si impegna Sindaco e Giunta ad emettere un'ordinanza nella quale si posticipa la chiusura di parchi pubblici e aree verdi sul territorio dalle ore 20 alle ore 22. Questo per permettere di poter usufruire di questi spazi in un periodo più fresco rispetto alla giornata, quando invece è impossibile camminare sotto il sole. Posticipo importante, secondo noi, per poter dar modo di socializzare e vivere meglio questi spazi cittadini cercando refrigerio, posticipando la chiusura almeno fino ai primi giorni del mese di settembre. Grazie. Do parola all'assessore Palomba per illustrare la posizione dell'amministrazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, servizio di pulizia e chiusura e apertura parchi è stato affidato il 1 luglio del 2021 a GEASC, perciò è GEASC che si occupa di questo servizio. I parchi che vengono, gli orari dei parchi variano a seconda della stagione e passiamo da novembre a febbraio dalle 8 alle 17 e da marzo ad aprile dalle 8 alle 20 e da maggio a settembre, parlo del parco Nicholas Green, dalle 7 alle 23. Nel senso, il parco Nicholas Green è quello che rimane aperto fino alle 23, mentre gli altri parchi vengono chiusi tutti alle 8. Abbiamo però un po' di parchi non recintati, tipo Rita Levi Montalcini, piuttosto che il parco Beslan, che è un parco, sono due parchi belli grandi e non recintati. Il parco Avisaido subirà un po' di rivoluzionamenti in questo periodo e perciò non potrà essere aperto, anzi sarà chiuso integralmente al pubblico per i lavori che dovranno essere fatti. L'unico parco che rimane disponibile, che viene chiuso alle 8, è quello di Via Zara, al parco Leonardo da Vinci. Non pensiamo di fare questa ordinanza per aumentare di poche ore il servizio di apertura dei parchi, perché crediamo che gli spazi a disposizione liberi, compreso il Nicholas Green, siano già sufficienti, visto poi anche l'appalto e l'affidamento che è stato fatto nel 2021 a GEASC e di conseguenza alla cooperativa che gestisce sia la pulizia che l'apertura dei parchi. E ora facoltà dei consiglieri comunali proporre eventuali interventi. Prego, consigliere Bossi. Sì, grazie. Ma lo reputo un po' un errore, nel senso che posso capire che dal punto di vista amministrativo è stato dato un servizio, però è anche un tempo comunque tutto sommato breve. E da un lato, dall'altro lato i parchi aperti, che giustamente diceva, comunque non sono come dire, mi viene comodi ma non è il termine giusto, cioè sono parchi dove comunque tipo il Beslan non è illuminatissimo e o Rita Levi Montalcini ancora peggio, non ci sono panchine, non ci sono punti di aggregazione, di comodità, di punti di ritrovo che dovrebbero essere comunque propri di un parco, per quello che magari se si riusciva a ritardare la chiusura
poteva essere un incentivo comunque a far uscire le persone la sera e nello stesso tempo far vivere più a lungo queste realtà che di sera sono molto più fresche, molto più ventilate rispetto a camminare sull'asfalto. L'altra sera col passeggino facendo il giro in centro c'era il Porfido che c'erano 40 gradi che salivano da terra nonostante mangiare le 9:30-10. Poi ci sono alcune strade tipo via Rovereto per esempio che lì il passeggino va da solo senza spingere ed è un piacere passare sopra lì, però anche lì l'asfalto non scherza come temperatura e invece in un parco sicuramente veniva più mitigato e c'era molto più refrigerio. Non penso che il GEASC sia l'ostacolo insormontabile, però ovviamente la scelta, la decisione è vostra, quindi se pensate che non sia percorribile sembra un po' un errore, un controsenso verso le azioni di abbellimento e di incentivo poi all'uso dei parchi stessi. Se non ci sono altre osservazioni, prego, consigliere Almasio. Assessore, il parco a cui faceva riferimento è quello in via Zara? Quello che diceva che rimane chiuso? Ok. Quello che viene chiuso alle 8. Eh? Quello che viene chiuso alle 8. Quello che viene chiuso è tutto quello in piazza, i giardini. Sì, mi sembrava che avesse detto sulla Palumba che l'unico parco che chiudeva veramente alle 8 era quello di via Zara, o sbaglio? No, ho capito male. C'è anche quello della... questo qua in... a Visaido. Sono i due parchi che si chiudono alle 8, giusto? Ok. Gli altri due sono aperti, per cui quello vicino al cimitero e quello delle fornaci sono aperti, ma ce n'è un altro anche in via Montello. Anche quello chiude alle 8. Ok. Per cui i parchi con le chiusure chiudono tutte le 8, nessuno rimane aperto oltre le 8. Allora, secondo me è una tematica da prendere un attimino più in esame, con più calma, perché abbiamo molti parchi verso, chiamiamolo così, la zona centrale, da vicino, ma se guarda bene via Zara, tutta quella parte lì, dove c'è la sede del GEAS con tutte le case e così via, non ci sono parchi. Per cui ci sono anche molte persone anziane che magari avrebbero voglia di uscire. Okay. È l'unico parco in quella zona con un minimo anche di attrezzatura, con le luci che sono state rimesse a posto, se non ricordo male, all'interno del parco che erano rotte, per cui sarebbe l'ideale pensarci su questa zona come un punto dove si può uscire e trovare, magari attrezzandolo anche con qualche panchina in più, anche in modo da poter stare fuori e stare fuori di sera. E non ci sono altre osservazioni, trattandosi di una mozione è necessario pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. 5. Consiglieri contrari. 12. Nessuna astenuto. La mozione non è stata approvata. Passiamo quindi al nono punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale 13.180, avente per tema istituzione e regolamento protezione delle esposizioni a campi elettromagnetici. Passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura della mozione. Grazie Presidente. Istituzione e regolamento a protezione dell'esposizione a campi elettromagnetici.
Premesso che esistono norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti o da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, che possono pervenire al comune e a comune privati richieste di vari gestori per il posizionamento di antenne e ripetitori, che bisogna salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita e proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici o radiofrequenza e microonde. Il Comune dovrebbe individuare le aree sensibili, fare una mappatura delle zone dove posizionare un ripetitore o installare un impianto per le telecomunicazioni o la radiotelevisione, come ad esempio le scuole, i parchi o gli asili, che meglio ancora, avendo il polso della situazione sugli impianti presenti sul territorio, dovrebbe suggerire eventualmente dove già ci sono gli attuali, per l'insediamento dei nuovi, sottinteso. Il Sindaco, come responsabile della salute pubblica, deve monitorare costantemente sul funzionamento ed emissioni degli impianti presenti. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per il Fagnano invita ad approvare la mozione ed avviare con gli uffici l'iter di discussione in Commissione Affari Istituzionali per stendere un regolamento sulla realizzazione e posizionamento di antenne, ripetitori e impianti, predisponendo un piano di intervento coordinando da un lato gli enti eventualmente interessati e andando incontro a migliorie tecnologiche e dall'altro soprattutto a tutela della popolazione. Grazie. Do la parola al Sindaco per illustrare la posizione dell'amministrazione. Grazie Presidente. Consigliere Bossi, ci tengo a farle presente che nella c'è un parere sfavorevole a questa mozione, un parere tecnico sfavorevole dell'ufficio edilizia privata urbanistica per la mozione, e la mozione non può essere accolta perché per questo genere di impianti ci si deve affidare al rispetto della normativa nazionale, e quindi non possiamo andare noi a creare nuovi regolamenti che vadano poi in contrasto con la normativa nazionale, su quale poi si basano anche varie sentenze in merito a questo. Prego, consigliere Bossi. Sì, grazie. Certo, sapevo e sono a conoscenza anche di quella regionale, non solo nazionale, giustamente. Non era ovviamente un sovrapporsi, era un'aggiunta migliorativa, nel senso di recepire quella e in più magari evidenziare noi, voi meglio, una mappatura sul territorio con aree più sensibili, più fragili, più densamente popolate, o non so che altri criteri si possono utilizzare, proprio per andare incontro appunto alle normative regionali o nazionali come applicazione. Ovviamente non si può andare contro una legge più alta rispetto al nostro livello istituzionale, ci mancherebbe, però era appunto un andare incontro formulando e creando in maniera difensiva, ma opportunamente creata su base numerica, contabile o come preferite, appunto, una mappatura molto più dettagliata in quella previsione. Do la parola al Sindaco. No, non si può, cioè non si può proprio farlo proprio per questo motivo. Ma a parte che se poi volessimo anche accogliere questa mozione dovremmo andare anche a emendarla, perché in un capoverso che lei parla non dice che non dovremmo metterli su scuole, asili o parchi, ma dice proprio che dovremmo metterli su scuole, parchi e asili. Glielo leggo. Il Comune dovrebbe individuare le aree sensibili, fare una mappatura delle zone dove posizionare un ripetitore o un installatore, un impianto per le telecomunicazioni o la radiotelevisione, come ad esempio le scuole, i parchi, gli asili. E poi purtroppo non possiamo fare altri regolamenti. Io capisco la volontà di dire rafforziamo, facciamo una cosa del genere, ma non è proprio possibile.
Nel PGT c'è una norma che parla di altezze, però guardi che quando arrivano anche cose da privati, cioè comunque richieste da privati, probabilmente questa cosa nasce dal discorso dell'antenna che devono costruire, il comune purtroppo per questo genere di impianti è un po' impotente, perché sappiamo bene, seguendo col SUAP e con l'ufficio edilizia privata tutto l'iter che è stato fatto, nella realtà dei fatti abbiamo potuto chiedere poco di quel che potevamo fare e non più. E in più la sfortuna vuole che in quell'area delineata dall'operatore non ci fosse presente un'area comunale per occupare con un nuovo impianto e non darlo a un privato. Le aree che noi avevamo proposto erano troppo distanti per l'operatore, non sono potute essere fatte. Mi spiace. Prego, consigliere Carlesso. Se vuoi ti lascio la parola. Sì, te la lascio. Solo per la frase, le aree sensibili erano riferite ovviamente a scuole, parchi, asili, non dove posizionarli, ma erano proprio da evidenziare come aree sensibili dove chiaramente non posizionarle. Grazie. Sentiamo anche noi questa esigenza comunque di una specie di controllo da parte dell'ente pubblico del territorio comunale anche nella dislocazione delle antenne. Sicuramente quello che ha detto il sindaco è vero, che non è possibile lavorare con un regolamento apposito sulle antenne, a mio avviso la sede più opportuna è proprio la revisione del PGT con l'introduzione di un'analisi approfondita da parte dei tecnici competenti, riguardo a tutte le problematiche della salute e del rispetto della normativa, ma anche degli aspetti ambientali e paesistici, che non sono da meno. E quindi a mio avviso la mozione si potrebbe salvare con un emendamento in tal senso, cioè la sede opportuna è la revisione del PGT e auspicare l'impegno dell'amministrazione e dei tecnici che saranno incaricati della redazione del piano, uno sforzo in tal senso. Quindi l'emendamento che proponiamo era questo: nella parte finale, anziché proporre un nuovo regolamento, individuare in sede di revisione del PGT le problematiche legate all'esposizione ai campi magnetici e redigere una normativa che si faccia carico della risoluzione di tali problematiche, congiuntamente al problema del posizionamento di antenne ed altre infrastrutture sotto l'aspetto della salute per i cittadini, ma anche dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesistico. Se vuole. Allora, le problematiche legate all'esposizione ai campi elettromagnetici e redigere una normativa che si faccia carico della risoluzione di tali problematiche congiuntamente al problema del posizionamento di antenne ed altre infrastrutture. Congiuntamente al problema del posizionamento di antenne ed altre infrastrutture
sotto l'aspetto della salute dei cittadini, virgola, ma anche dal punto di vista urbanistico, virgola, ambientale e paesistico. Do la parola al sindaco. Guardi, consigliere, apprezzo lo sforzo davvero anche nella scrittura dell'emendamento, ma se andiamo a guardare anche la normativa italiana in tal senso, è una delle più stringenti a livello europeo per questo genere di impianti. Rispetto, adesso non mi ricordo i parametri perché l'avevo in mano poco tempo fa, adesso l'ho anche un attimo scordati. Non, io davvero apprezzo, ma non possiamo andare a creare delle normative che poi dopo vengono sistematicamente non seguite. L'esempio più semplice è quello dell'altezza, che all'interno del PCT viene prescritto il discorso dell'altezza e a livello normativo non viene fatto rispettare, non può essere fatto rispettare. In più faccio presente che in più occasioni enti, associazioni, cose di questo genere si sono mossi anche facendo ricorsi che sono pur costosissimi anche al TAR per evitare la costruzione o lo spostamento di questi impianti, e ogni volta puntualmente questi ricorsi vengono persi. Perché? Perché c'è la normativa e ci sono determinate cose che lo Stato dice così vanno fatte. Noi nell'impianto, anche se non è tema di questa mozione, ma giusto per fare una spiegare un po' tutti, nell'impianto di nuova costruzione su un'area privata abbiamo potuto andare a chiedere il discorso del colore del palo per far sì che non sia un colore, cioè non sia un materiale che possa abbagliare anche dal punto di vista con il sole, quindi ci sarà una tinteggiatura del palo stesso. Ma purtroppo, che ci piaccia o non ci piaccia, questo genere di impianti col passare degli anni andranno via via aumentando. Se ci saranno, tenendo presente che l'attuale impianto che si va a creare sul territorio di Fagnano non è un impianto in più a quelli preesistenti, è la dismissione di un impianto attualmente su un'area privata che viene costruito nuovo su un'area privata. Quindi gli impianti resteranno sempre quelli in questo momento. La posizione di quello dove verrà fatto adesso non è sicuramente delle migliori, anzi a me fa proprio pena per come viene fatta, però purtroppo non si può fare molto e anche un emendamento o una mozione di questo genere mi spiace, ma non può essere accettato. No, eravamo consapevoli del fatto che ci sono delle deroghe sulle altezze per questo tipo di impianti che non sono equiparabili a degli edifici, bensì a delle infrastrutture, per cui vanno in deroga a determinate normative. Proprio per questo e proprio per gli aspetti che denunciava il sindaco, cioè diciamo gli aspetti percettivi di queste infrastrutture, si deve a nostro avviso lavorare in sede di redazione dei PGT, perché è vero che probabilmente ci sarà un incremento di questi impianti, è pur vero che in qualche modo oltre all'aspetto che è contemplato dalla normativa, cioè la salute per i cittadini, si deve anche contemplare l'aspetto della collocazione e dell'impatto di tali infrastrutture. Per cui ritenevamo che l'emendamento proposto fosse valevole di un'analisi più approfondita. Sì. Quindi possiamo votare l'emendamento. Chiedo pertanto di votare per alzata di mano.
I signori consiglieri favorevoli all'emendamento. 5. Consiglieri contrari. 12. Consiglieri astenuti. L'emendamento non è stato approvato, quindi ora votiamo la mozione. Chiedo... Non emendata, originale, sì. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. La mozione non è stata approvata. Passiamo quindi al 10° punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale 13.181, avente per tema Aria Verde adiacente l'area Feste in via di Amicis. Passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura della mozione. Grazie Presidente. Aria Verde adiacente l'area Feste di via di Amicis. Premesso che dopo la realizzazione dell'area Feste si è pensato ad un ampliamento acquisendo l'area limitrofa, che l'area in questione è stata suddivisa in due, destinando il primo pezzo a parcheggio e lasciando il secondo momentaneamente ad aria verde. Questo secondo lotto è stato negli anni successivamente ripulito e piantumato. La funzione ombreggiante sarebbe molto utile per mitigare la calore estiva, unica stagione in cui si può utilizzare l'area Feste all'aperto, che con la realizzazione della pista ciclabile su via De Amicis si sono persi un gran numero di parcheggi, che probabilmente oggi potrebbe essere utile riconvertirlo ampliando i posti auto presenti. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano propone al Consiglio Comunale di approvare questa mozione, nella quale chiediamo di destinare anche questo appezzamento a parcheggio, oppure ripulire e sistemare l'area verde stessa, che oggi versa in condizioni poco decorose. Grazie. Passo la parola all'assessore Mezzanzani. Grazie Presidente. Allora io davanti a questa mozione ho una perplessità. Vorrei chiedere al vostro gruppo qual è il senso di questa mozione. Volete destinare questo appezzamento a parcheggio oppure lo volete sistemare ad area verde? Perché messa così la mozione non è molto chiara. O l'uno o l'altro, quindi in entrambi i casi o votiamo a favore di una o votiamo a favore dell'altra, oppure non lo so, anche perché se consideriamo che voi giustamente dite la funzione ombreggiante sarebbe molto utile per mitigare la calura estiva e subito dopo dite probabilmente oggi potrebbe essere utile riconvertirlo ampliando i posti auto presenti, senza tralasciare che con la realizzazione della pista ciclopedonale su via De Amicis si sono persi un gran numero di parcheggi abusivi, perché la pista ciclopedonale di via De Amicis c'è sempre stata, era soltanto segnata a terra e i parcheggi non sono mai esistiti. Quindi cerchiamo di capire da che parte dobbiamo andare, quindi mi può spiegare gentilmente qual è il senso della vostra mozione, perché mi sembra che ci sia qualche dubbio. In realtà è molto semplice ed è anche scritto, non si vuole essere polemici, ma si chiede di approvare questa mozione nella quale chiediamo di destinare, soprattutto dopo le ultime feste fatte si è visto questo problema, anche questo appezzamento a parcheggio, virgola, se invece non si intende, perché è sottinteso, oppure, se decidete in maniera alternativa, di pulire e sistemare l'area verde che oggi versa in condizioni poco decorose. Cioè, non c'è molto da sottintendere. Cioè, la funzione ombreggiante l'aveva nel momento in cui è stata piantumata e ripulita quest'area. All'epoca, qualche anno fa, i parcheggi probabilmente... Ha perfettamente ragione, si parcheggiava sulla pista ciclabile però, perché era forse la... il tratto di strada dove veniva più calpestata, diciamo così, la pista ciclabile, perché tutti parcheggiavano lì, quindi concordo pienamente con lei. Adesso che è stata fatta in maniera che non può essere calpestata, ovviamente nelle ultime feste, partendo dalla Salamella in poi, c'è stato qualche problema di parcheggio
Quindi, in un primo passaggio voleva essere come funzione ombreggiante, peccato che dovrebbe essere messa in una zona cuscinetto contro l'asilo e non dove è oggi, perché quando fa quando c'è il pranzo a mezzogiorno il sole è totalmente dalla parte opposta, quindi non ha assolutamente funzione ombreggiante oggi per come è stata disposta poi l'area feste. Voleva essere forse l'intento, ma ahimè è stata fatta dalla parte sbagliata, o l'area verde o l'area feste, ma non è quello il problema. Oggi si diceva e si evidenziava la problematica invece legata ai parcheggi, dove, ripeto, giustamente non si doveva parcheggiare lì, però tutti parcheggiavano lì. Quindi, venendo in secondo piano la parte ombreggiante, si chiedeva in prima battuta se è possibile ampliare anche questo appezzamento a parcheggio. Se invece pensate il contrario, che intendete lasciarla a verde, diamogli una pulita e una sistemata. Prego, assessore Mezzanzani. Perfetto, consigliere Bossi. Quindi lei ci sta chiedendo, questo secondo lotto, visto che non ha funzione per mitigare la calura estiva, perché è stato posizionato nella parte contraria rispetto a dove doveva essere posizionato, cioè lo portiamo a parcheggio, quindi non abbiamo più una funzione mitigante con delle alberature e quant'altro, ma facciamo tutta un'area sterrata a parcheggio, magari con qualche pianta, perché il senso di questa mozione, da quello che capisco dalle sue parole, è questo. Quindi se quello che voi chiedete è di avere un parcheggio, la vostra mozione non potrà essere accolta. Quindi ritenete che i parcheggi intorno all'area feste sono più che sufficienti e abbondanti? Va bene, mettiamo mano almeno all'area verde, perché comunque oggi è mal tenuta, al di là dell'erba alta, che quello è un dettaglio, ma proprio come piantumatura, tante piante che erano state piantate appunto poi non sono state adeguatamente bagnate, probabilmente sono seccate, alcune sono cresciute in maniera selvatica, cioè o lo teniamo bene o se no tanto vale appunto riconvertirlo con un'utilità oggi sicuramente migliore, più usufruibile. Se è passata in queste sere in area feste ha visto che c'era questo difetto di parcheggio. Allora, consigliere Bossi, io non ho assolutamente detto, non mi metta in bocca parole che non ho detto, io non ho detto che nell'area feste ci sono parcheggi a sufficienza. Io le ho fatto una domanda ben precisa, perché la vostra mozione ha poche idee e molto confuse, perché allora o si tagliano le piante per fare parcheggio oppure si ripulisce l'area e si fa un parco verde utile per mitigare la calura estiva, tutto quello che volete, però la mozione deve essere chiara. In questo caso la vostra mozione già dalle prime battute di premessa non è chiara. Di conseguenza, se voi intendete chiedere in questa mozione l'appezzamento a parcheggio, la vostra mozione non sarà accolta. Prego, consigliere Carlesso. Grazie. Allora, proverò anche in questo caso a salvare la mozione, perché a mio avviso è comunque quello spazio, uno spazio pubblico che ha la sua dignità e le sue potenzialità. Un tempo era previsto anche fare un auditorium in quella zona, e quindi le potenzialità ci sono tutte. Al momento è un'area
a verde. Ritengo che il discorso sui parcheggi è stato ben espresso. Ci sono già in quell'area, riteniamo, dei parcheggi magari non sufficienti nel momento in cui c'è una manifestazione importante, ma nell'utilizzo normale sono più che sufficienti perché c'è un parcheggio pubblico davanti alla palestra, un parcheggio pubblico legato a un PL e poi dei parcheggi pubblici davanti alla scuola materna, degli altri parcheggi su un altro PL più antico. Su quella strada ce ne sono un numero cospicuo di posti auto. Ci interessa di più il mantenimento dell'area verde ed anche se è orientata ad est, comunque la presenza di alberature fa sì che ci sia una mitigazione ambientale delle temperature, per cui la funzione non è diretta, se vogliamo è indiretta sull'area circostante, ma è comunque presente. Per cui proponiamo un emendamento nella parte finale, cioè quello di pulire e sistemare l'area verde e migliorarne da subito l'utilizzo e la funzione, che sembra la cosa più importante a noi, cioè siccome è un'area importante può avere anche delle funzioni in più che ne facciano apprezzare le alberature e l'utilizzo, insomma. E quindi al posto della frase finale proponiamo questa: di pulire e sistemare l'area verde e migliorarne da subito l'utilizzo e la funzione. Molto semplice, molto chiaro. Volevo suggerire, ma visto la presenza della scuola materna potrebbe esserci un giardino didattico, un frutteto didattico, un orto, qualcosa in più. Sì. Allora, sulla pulizia e la sistemazione dell'area verde siamo favorevoli, anche perché reputiamo sia un'area cuscinetto, anche se è vero che è posizionata ad est, però è comunque un'area da sistemare. Non era molto chiara la mozione presentata dal gruppo centrodestra. Quindi ora con questo emendamento di pulire e sistemare l'area verde per noi può andar bene. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Consiglieri favorevoli? L'emendamento è stato approvato. Ora passiamo alla votazione della mozione emendata. Consiglieri favorevoli? La mozione emendata è stata approvata. Passiamo quindi all'11° punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano in data 13/6/2023, protocollo comunale 13.182, avente per tema installazione pannelli fotovoltaici al cimitero per azzerare il costo delle lampade votive. Per favore, passo la parola al consigliere Bossi perché dia lettura della mozione. Grazie Presidente,
installazione pannelli fotovoltaici al cimitero per azzerare il costo delle lampade votive. Premesso che qualche consiglio comunale fa si è avviata la discussione sulla costituzione di una comunità energetica, che l'amministrazione sia presa del tempo per valutare la nostra proposta, che probabilmente anche gli uffici dovranno altrettanto essere resi parte attiva e collaborativa per l'operazione non di poco conto, che era arrivata in tal senso anche la proposta comunitaria di Alfa, la società provinciale che gestisce anche il nostro acquedotto fagnanese, che certamente la comunità energetica è più complicata da realizzare rispetto a un singolo posizionamento. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Centrodestra per Fagnano chiede al Consiglio Comunale di approvare questa mozione che ha molteplici aspetti favorevoli. Favorendo il posizionamento di un impianto fotovoltaico, infatti utilizzando le grandi superfici dei vari colombari presenti nel cimitero di Via Piave, si permetterebbe di azzerare il consumo energetico delle lampade votive in carico alle famiglie. Ricordiamo che ci sono state delle disdette del servizio, infatti, dopo l'aumento dello scorso anno che ha raddoppiato la quota. Inoltre si avrebbe un accumulo in surplus di produzione di energia pulita. Grazie. Passo la parola all'assessore Michelon. Allora, cito quello che dice il sito del Ministero degli Interni. Dice questo: in Italia è definita mozione un testo adottato da un organo legislativo, aperta parentesi, Camera, Senato, Consiglio regionale, aggiungo io Consiglio comunale, chiusa parentesi, teso ad indirizzare la politica del governo o della giunta, nel caso degli enti locali, su un determinato argomento. Fine della citazione. È vero, abbiamo parlato in questi due anni a più riprese nelle commissioni, anche in questo Consiglio, del futuro di GEASC ed esplicitato l'intenzione e l'indirizzo dell'amministrazione attuale a procedere nel dotarsi di pannelli fotovoltaici proprio sui colombari del cimitero. Abbiamo discusso in questi mesi e il direttore di GEASC sta già provvedendo a richiedere dei preventivi, per esempio, quindi condiviso proprio con GEASC la visione di investire in questo nuovo spin-off, in cui crediamo per due motivi principali: produzione di energia pulita e produzione di energia economica. Aggiungo che questo investimento necessario non è chiaramente solo legato al luogo in oggetto, cioè il cimitero, ma è un modus operandi che adotteremo ogni volta sarà possibile o ci verrà concesso, come sapete bene, molti edifici appartenenti all'amministrazione devono passare dalla sovrintendenza. Detto ciò, siamo ben contenti di dire sì a questo progetto e di ricondividere anche in Consiglio Comunale, o ancora in Consiglio Comunale, la nostra, che è anche la vostra intenzione, e di converso, ma per lo stesso motivo, votare contrario a questa mozione, proprio perché l'indirizzo noi ce l'abbiamo già e l'abbiamo già condiviso, quindi non ha ragione d'esistere questa mozione. Per quanto riguarda i numeri, le persone che hanno disdetto le lampade votive nel 2022-23, che è stato l'anno che il dottor Stellini mi ha detto di prendere in considerazione, perché l'anno precedente, quando è stata introdotta la nuova tariffa, è stata comunicata successivamente rispetto ai tempi che avevano le famiglie per poter disdire, abbiamo avuto un meno 45 d'utenza, quindi meno 45 utenti in meno, e un più 30 utenti, quindi un gap di 15 utenti. Poi bisognerebbe entrare nel merito per capire perché più 30 utenti, perché meno 45, possiamo un po' immaginarlo, ma questo è quanto, con un gap a livello di valore pari a 700 euro. Prego, consigliere Bossi. Grazie, assessore.
Ma io ho visto a bilancio l'altro posizionamento di pannelli fotovoltaici, non quello sul cimitero. L'avevamo proposto in qualche commissione bilancio fa, quello sì, ma non, poi non l'ho visto da nessuna parte. Poi, se era amici così, mi fa solamente piacere, ovviamente. Però appunto ho visto solo i 80.000, 90.000 euro forse destinati per un alto posizionamento sulle scuole. A maggior ragione, se c'è condivisione di intento, non vedo perché votare contro. Poi questo era un conto fatto ancora con la passata amministrazione, dove si era pensato di fare questo lavoro non tanto per le lampade votive, ma proprio per le lastre di tetto che era possibile utilizzare per non andare ad avere consumo del territorio. Lì invece c'è una buona vastità appunto di metri quadrati, per quello era stato pensato e non era stato poi compiuto, perché ovviamente sapete come è andata a finire, ma il motivo un po' era quello. Poi ovviamente, se si riesce ad andare anche sul discorso economico, quello è un di più, però la parte principale dell'aspetto era proprio quello di fare un primo passo anche lì, in maniera tale che poi non abbiamo chiesto prima, quando si parlava di GEASC, di alcune cose, proprio perché poi si andava nel previsionare e non si voleva tardare ulteriormente la discussione. Però qui, piuttosto dello spostamento della farmacia e altre cose, potevano essere, o i campetti di prima, potevano rientrare nella discussione. Questo non implica appunto lo svolgimento e la realizzazione, anzi più cose vengono condivise e potrebbero aiutare magari domani anche la comunità energetica, se si riuscirà a realizzare anche quel progetto, poteva essere un tassello in più in quella direzione. Questo era l'aspetto propositivo. Colto appieno, spero colga anche, cogliate anche voi il senso della contrarietà, che non è una contrarietà rispetto al progetto e non è una contrarietà ovviamente personale. E questo è proprio uno degli obiettivi su cui avevamo proprio ragionato all'inizio del nostro mandato e su cui GESC si sta muovendo. Avrei voluto fare un intervento prima di questo tipo, lo faccio adesso molto più breve, dicendo che ovviamente gli ultimi accadimenti hanno rallentato la macchina non ordinaria ma straordinaria di GESC, quindi su questo ci si stava già ragionando un po' di mesi fa. Poi quello che è accaduto era ovviamente aveva una certa priorità e quindi il CDA e il direttore generale hanno dovuto muoversi su altre linee, ma si stavano appunto già muovendo, si sono già mossi per chiedere dei preventivi. Quindi vi spoilerò io che dal punto di vista del previsionale questa è una delle opere che abbiamo in mente. Se non ci sono altre osservazioni, trattandosi di una mozione, è necessario pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. Nessuno. La mozione non è stata approvata. Passiamo quindi al 12° punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adeguamento documento unico di programmazione 2023-2025. Do la parola all'assessore Michelon perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, velocemente abbiamo delle variazioni solo di spesa corrente ed entrate correnti. Allora, se avete la delibera sotto mano viene più facile, comunque cerco di argomentarle sinteticamente in modo puntuale. Allora, le maggiori spese correnti, le prime maggiori spese correnti di 13.600 euro sono legate a un surplus di spesa per il compenso di compenso per l'incarico di aggio, sostanzialmente dell'incarico
dell'azienda che si sta occupando di verificare il pagamento dell'IVA. Abbiamo un esperto che aiuta l'ufficio tributi, abbiamo avuto, grazie a Dio, un surplus di entrate, quindi un surplus di accertamenti che sono andati a buon fine e quindi l'ha aumentato. L'ufficio poi, andiamo a braccio così facciamo prima, l'ufficio tecnico chiede 18.900 euro per come un maggior onere per l'affidamento dell'incarico di revisione del PGT, perché abbiamo chiesto vorremmo ulteriori servizi, quindi ci serve investire una somma maggiore per, prima di fare l'incarico. Per quanto riguarda i 3.000 euro, stiamo parlando dell'incarico legale che riguarda l'INSA, quindi stiamo ricorrendo al rigetto da parte del Tribunale della nostra prima richiesta. E per quanto riguarda i 36.140, invece parliamo della variazione che riguarda la copertura dei costi sociali verso GIASC. Ecco, di questi 36.140 il responsabile dell'ufficio ragioneria oggi non mi ha saputo dire quale parte corrisponde diciamo così, alla copertura dei costi sociali pre 31 agosto o post 31 agosto. Questa è una somma complessiva. Per quanto riguarda invece le maggiori entrate correnti, abbiamo un avanzo accantonato che viene utilizzato per 7.390 euro, viene utilizzato per finanziare appunto questa maggiore spesa di 36.140 euro di GEASC. Poi abbiamo maggiori proventi derivanti dalle multe sostanzialmente, quindi accertamenti e multe. E poi abbiamo la maggiore entrate correnti di cui vi parlavo prima, quindi la maggior IVA che abbiamo recuperato grazie all'attività di intelligence fatta dal nostro esperto. Ecco, l'unica variazione che mi sento di aggiungere è proprio questa, che la parte accantonata quindi non è più 2.719.000 eccetera eccetera, ma è questa somma meno 7.390, perché in parte è stata utilizzata per pagare i 36.000 euro a GIASC. Prego, consigliere Bossi. Sì, grazie Presidente, solo una richiesta di informazione, se l'assessore lo sa, se no magari la sua collega. I 20.000 euro per il PGT, per l'aggiornamento del PGT, se e a quali servizi fanno riferimento, e se è già stato dato l'incarico, se si sa qualche tempistica appunto per l'aggiornamento stesso. Abbiamo deciso di aggiornare gli imponibili delle aree edificabili o meno. Adesso non sono tecnica, comunque l'ufficio tributi mi ha fatto presente che da diversi anni non vengono aggiornati gli imponibili, quindi quando vengono calcolate le imposte vengono calcolate su degli imponibili che sono vecchi. Quindi questa necessità dell'ufficio tributi ha fatto, come dire, scopa con la necessità di sistemare il PGT. Cioè abbiamo deciso che quando daremo un incarico che comprenda tutti e due i servizi. Sarà un servizio che impegnerà l'esperto per un bel po' di mesi, ma ci permetterà tra un anno, speriamo, di avere degli imponibili più affidabili. Quindi la maggior spesa è legata a questo nuovo servizio che giustamente i funzionari hanno fatto presente sia di valore per noi e anche nei confronti dei cittadini
non solo per ricorsi vari, ma anche proprio per un calcolo equo delle imposte. Prego, Assessore Mezzanzani. Aggiungo soltanto una cosa sulle tempistiche del PGT. Abbiamo dato un atto di indirizzo e ci sarà l'adozione del PGT dicembre 2024. No, giugno 2024 l'adozione, dicembre l'approvazione. Perdonatemi, hai ragione, scusate. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. La proposta di deliberazione è stata approvata e poiché immediatamente eseguibile chiedo ai signori consiglieri comunali di ripetere la votazione. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. Passiamo quindi al 13° punto all'ordine del giorno. Approvazione del piano triennale per la transizione al digitale 2022-2024. Do la parola al consigliere Mauro perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Quello che andiamo ad approvare è il piano triennale per la transizione digitale 2022-2024, che se ricordate è un aggiornamento rispetto a quello che al piano triennale dell'anno scorso, che era 2021-2023. Di anno in anno viene aggiornato sia in base alle evoluzioni a livello comunale sia in base all'adattamento e al riferimento al piano triennale per l'informatica che viene pubblicato annualmente da Agit nel mese di dicembre. Il Comune di Fagnanolona nel corso degli ultimi anni si è adeguato e attrezzato al fine di perseguire gli obiettivi del piano, come evidenziato dalle determine approvate nel gennaio dell'anno scorso, con la quale si è preso atto tramite un assessment dello stato della transizione al digitale del Comune. Il piano triennale costituisce quindi l'evoluzione delle precedenti edizioni, ma in modo ancora più evidente quest'anno attribuisce uno spazio più rilevante al PNRR. L'anno scorso, se ricordate, nello stesso periodo vi avevo raccontato che ci eravamo accreditati per poter accedere a diversi bandi. Si spera nel corso del 2023 di avere anche la concretezza, nel senso che abbiamo avuto, adesso vi racconto, l'accesso a questi bandi, ma ad oggi non abbiamo avuto le erogazioni, quindi nell'effettivo non abbiamo ancora visto nulla che si muove. Il Comune comunque ha chiesto e ottenuto l'ammissione a delle misure per il finanziamento della digitalizzazione. In particolare ci siamo proposti su tutti e 7 i capitoli per quanto riguarda la parte digitale che vi elenco: abilitazione al cloud, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, adozione dell'app Io, adozione PagoPA, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE, piattaforma notifiche digitali comunali e dati e interoperabilità. Il documento quindi che andiamo ad approvare ha un valore programmatorio con una spesa stimata, come segnato, per il periodo 2023-2024 che ammonta a una cifra di circa 660.000 euro. Se avete delle domande puntuali, sono stato coinciso per l'orario, però ci mancherebbe. Prego, consigliere Bossi. Grazie Presidente. Ogni tanto non sono confuso su io, mi fa piacere. Mi sono letto tutto il malloppo del punto e ho visto che appunto, come hai sintetizzato,
ci sono tutti i vari adeguamenti normativi e quant'altro appunto che seguono i vari passaggi. Ho visto anche l'implementazione di qualche servizio online da casa e questo ovviamente va nell'interesse e nella comodità e nell'efficienza che oggi il cittadino sempre più chiede per la frenesia della giornata. Volevo solo chiederti, visto che sono comunque volumi e costi ingenti, perché sono cifre notevoli, se non si poteva intervenire anche, vado al capitolo 6, sicurezza informatica, ma tanto ti leggo la frase, se non si poteva intervenire anche in questo caso, nel senso di lo stesso ragionamento che facevo prima per l'antenna, un rafforzativo in più rispetto a quello che chiede il nazionale. Mi sta bene ovviamente che il Comune di Fagnano ha implementato le misure minime di sicurezza durante l'anno 2018, perché va, monitora e tutto il resto che c'è scritto va benissimo, anche verso il cloud, però in un paese ormai medio grande come il nostro, che ci sono dati, sensibilità di 14.000 persone e poi avendo disponibili probabilmente appunto delle risorse anche importanti, non si riesce secondo te a implementare più che altro questo capitolo? Perché dal 2018 oggi, tra virus, attacchi informatici e quant'altro, non capiterà mai al Comune di Fagnano, immagino. Però nel caso, già che ci siamo e che magari c'è qualche disponibilità, perché fermarsi al 18 che è il minimo sindacale, diciamo, ma se possiamo rafforzare anche in questo caso appunto la difesa, tanto riguadagnato. Cosa dici? Non ho capito la questione del 2018, perdonami. Quindi l'ho intesa come il sistema rafforzativo è al parametro base, che è quello impostato del 2018, però dal 18 oggi c'è cambiato il mondo. In quel senso dicevo, visto che anche gli ultimi casi successi a livello nazionale, perché non succederà mai a noi, però se abbiamo possibilità di tutelarci e di tutelare i fagnanesi in maniera un po' più rassicurante anche da quel lato lì, ben venga. Ti rispondo puntualmente. C'è l'assessment del 2022 che ha dato un aiuto rispetto alle tematiche di sicurezza che il Comune deve affrontare. A livello di obiettivi ci sono principalmente due macro obiettivi. Il primo è la sicurezza delle persone, intesa come educazione e istruzione delle persone a utilizzare lo strumento informatico mediante i criteri minimi di sicurezza, tramite corsi, tramite campagne dedicate per quanto riguarda la gestione della posta elettronica. Questo è un tema. L'altro tema invece è meno esperienziale, ma è analogamente importante e adeguatamente fondamentale rispetto al fatto della migrazione verso cloud di tutti i servizi, per cui di prassi lo spostamento dei servizi verso cloud garantisce una sicurezza più elevata rispetto ad avere un sistema in casa che, a meno di una conoscenza forte, rischia di diventare un punto di attacco, e in secondo luogo la garanzia degli accessi tramite connessioni sicure, come identificato nel punto 6.2, per cui sicuramente è un tema che va trattato, sicuramente è un tema che è trattato, perché sono in corso delle attività di
educazione alla cybersicurezza negli uffici comunali, e quindi è un tema che è trattato. Quindi rispetto ai riferimenti di cui tu parli nel 2018, al netto che non riesco a beccare il punto, però sicuramente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le nuove agenzie della sicurezza cyber nazionale giocano un ruolo fondamentale in questa tematica, per cui sono assolutamente trattati i temi. No, lo chiedevo giusto perché voi ovviamente avete, questo vale per il bilancio ma anche per tutti gli altri argomenti, voi avete comunque la struttura e l'ufficio che, dove non ci arrivate, possono rendere edotti nonché il segretario che le sa tutte, ma noi invece facciamo fatica un po' tripla a capire intanto la traduzione di quello che viene dato, poi sono tutti volumi da 80 pagine e quindi uno ci mette testa e volontà, però arriva fino a un certo punto. Mi ha stupito il fatto che sono stati implementati e aggiornati, diciamo, tutti gli elementi per andare anche in quel senso, perché ovviamente la sicurezza è stata trattata e ci mancherebbe, dovrebbe essere il primo, perché prima di fare un servizio in più devo essere sicuro che sia non avere un limite invalicabile, però dovrebbe avere una difesa più attenta e più pesante, perché se più servizi metto in rete più mi rendo debole da un certo punto di vista, di conseguenza prima di mettere un servizio in più devo avere uno scudo più maggiore, più grande, più largo, non saprei più come definirlo, però il senso penso di averglielo spiegato. Il fatto che si possa intervenire dal 2018 al 2023, perché appunto sono cambiate alcune cose, questo è il 2022, io onestamente non l'ho trovata, però se c'è già un passaggio in più ben venga. E l'altro lato è, non lasciamo poi tutta la gestione, se si riesce, come incombenza che ricade sul personale, perché sennò poi comunque il personale è già sotto stress, diciamo, per mille altri motivi, e anche come organico. Quindi se si riesce a trovare una struttura, una sistemazione, probabilmente come diceva col cloud che ha più difesa, io pensavo onestamente il contrario, ad esempio, che fosse molto più attaccabile la parte in rete che non la parte in casa, invece lei mi dice l'opposto, meglio così, quindi magari anche in rete si riesce a trovare una schermatura maggiore rispetto a quella che magari può essere gestita in casa da un dipendente. Sì, no, certo. Allora, rispetto al piano posso recuperare eventualmente i riferimenti. Quello che è stato fatto ad oggi è una sorta di anche per le persone, per diciamo i dipendenti, si chiama self-assessment, quindi di fatto un autoquestionario sulla consapevolezza della sicurezza, perché questo ti permette di andare a valutare quali tipi di corsi a livello di cyber security effettuare, perché se tu hai ovviamente un'utenza che ha delle competenze di un certo tipo o un altro tipo, riesci a fare, diciamo, dei perfezionamenti e fare dei corsi mirati. Sull'aspetto del non far ricadere sulle singole persone dell'ufficio determinati compiti, sono d'accordo con te. Su questo ci sono alcune idee, come può essere, e ne avevo già accennato la cosa, la possibilità di andare a sviluppare un nuovo portale web che possa automatizzare certe procedure, possa semplificare certe procedure, e sicuramente sarebbe bello, e in cuor mio è una cosa a cui tengo, che ci sia poi in realtà un processo e una formazione del personale, in modo che poi in maniera sistematica ogni ufficio abbia la competenza per poter andare a pubblicare determinate news, senza andare a rischiare che, diciamo, che gli uffici che hanno più competenze pubblicano più materiale, invece quelle meno fanno più fatica. Su questo assolutamente. Come sai, rispetto alle competenze interne,
formalmente non ne abbiamo, nel senso che non abbiamo un CED interno, ci affidiamo a una società esterna che conosciamo bene, e hai tu in mente anche le persone che ci lavorano, con cui ci troviamo bene, con cui da poco si è rinnovato il contratto e che ci stanno dando una mano e ci stanno seguendo in tutto questo percorso. Se non ci... Ultimissima cosa, poi non ti chiedo più nulla, ma la migrazione sul cloud è per tutto l'elenco di cose già qua sotto, nel senso che passeranno già adesso, o 29, cioè nel senso sono già in essere o ci stanno già andando, o queste saranno quelle a compimento a fine dei 3 anni? ...4.1, corretto? Allora, questi qui sono i servizi, alcuni che rimangono ancora da migrare, quindi sono ancora alcune cose che vengono migrate. Quindi quando si parla di anagrafe, cimiteri, stato civile, leva militare, giudici popolari, sono attività che sono in progressiva dismissione come servizio locale, ma vengono delegate a prodotti cloud che già abbiamo o che vengono acquistati ad hoc. Sì, sembra, uno pensa che ci sia un gestionale solo, in realtà sono tantissimi portali molto suddivisi e molto frammentati, per cui c'è tutto un discorso di interoperabilità che non è semplice dietro. Procediamo con la votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari. Consiglieri astenuti. Passiamo quindi al 14° punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Do la parola al sindaco perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente, sarò celere. Il regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile è un recepimento della norma nazionale che è arrivata dal Dipartimento di Protezione Civile e deve essere approvata questo recepimento entro il 31/08. Il regolamento è già stato visionato e licenziato dalla Commissione Affari Istituzionali. Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione per l'approvazione. Perché hai alzato la mano? Consiglieri favorevoli. La proposta di deliberazione è stata approvata e poiché è immediatamente eseguibile, chiedo ai signori consiglieri comunali di ripetere la votazione. Consiglieri favorevoli. Passiamo quindi al 15° punto all'ordine del giorno. Rinnovo convenzione con il Comune di Gallarate per l'utilizzo del canile rifugio. Approvazione testo convenzione. Do la parola al sindaco perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente, anche qui è un rinnovo della convenzione che era già esistente per il recupero e il ricovero, diciamo, dei cani e dei gatti randagi che vengono trovati sul territorio fagnano, vengono portati presso il canile di Gallarate proprio per un ricovero sanitario e siccome non abbiamo strutture usufruiamo degli altri canili. Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione per la proposta di deliberazione. Chiedo pertanto ai consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli. La proposta di deliberazione è stata approvata e poiché è immediatamente eseguibile, chiedo ai signori consiglieri comunali di ripetere la votazione. Consiglieri favorevoli.
Il Consiglio Comunale è finito. Ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione, il pubblico presente e in streaming. Buona serata a tutti.